Ciao a tutti, dovreste sentirmi? Fatemelo sapere un attimo in chat alla veloce, così partiamo subito al volo. In teoria dovrebbe esserci poco ritardo, ma proprio poco ritardo. Ok, gente che saluta, quindi questo è un buon segno. Allora, fatemi solo passare di qua. Sì, mi sentite? Bene. Molto bene. Torniamo in modalità studio, così vedo se le luci sono a posto. Sì, le luci sono a posto, perfetto. C'è la chat. Questa è una novità per chi ieri non ha visto la live su Minecraft, in cui abbiamo testato tutta questa nuova grafica, il sistema delle donazioni. Ringrazio ancora Ticonket, che è stato il primo donatore tramite il tutto ciò. Ok ragazzi, allora direi che possiamo partire, che ne dite? Mi metto solo un attimo i commenti su, chiudo, no, Spotify me lo tengo ancora aperto. Perfetto ragazzi, perfetto, tac, voilà. Mettiamo un attimo in chat. Perfetto. Ah, volevo vedere un attimo com'era il sondaggio, che punto siamo. Sta vincendo continuare i cicli culturali. No, è andato in parità con missioni per guadagnare soldi campi grossi. Ragazzi, c'è un sondaggio in corso. Se siete sia da mobile che da computer, mi pare si possa fare da tutte e due, potete votare. Noi fra un attimo andiamo a vedere cosa fare. Io nel mentre vi faccio vedere un attimo la situazione. Attenzione, allarme spoiler. Queste cose che vi faccio vedere adesso sono il risultato di due episodi che non avete ancora visto. Uno doveva uscire oggi, ma c'è stato quel mega casino su YouTube. L'altro uscirà, anzi, l'altro è quello che è uscito oggi. Per qualche secondo qualcuno di voi l'ha visto. Fatto sta, ragazzi, che la situazione è questa. Massey Ferguson, barra da girasoli, questo campo è nostro, quell'altro campo è stato comprato, ci penseremo oggi probabilmente. Altro da dirvi? Poi abbiamo anche comprato la Capello Diamond, questa qui, perfetto. E poi, visto che tutti i nostri mezzi avevano bisogno di benza, ho anche comprato la cisterna, che è quella che avete visto nella copertina su Facebook, sull'evento di Facebook, per il cisterna, per tutto ciò. Ok, detto ciò, adesso mi vado a vedere un attimo come ritorno in futuro, sì, Orazio. Adesso andiamo a vedere un attimo il sondaggio come messo. Io vi riporto solo un attimo a vedere i mezzi, così vi lascio anche uno sfondo piacevole. Qualcuno di voi ha sentito i rombi, io muovevo i mezzi mentre ci preparavamo. Allora, andiamo solo un attimo a spostarmi di qui. Questa, tac, e qui la chat, perfetto. Sta vincendo missioni per guadagnare soldi. Ok, perfetto. E allora faremo quello, ragazzi. Che vedengo da di. Ok. Allora, ripassiamo le piccole norme di buona convivenza. Allora, vabbè, non spammate, quello è ovvio, non insultatevi tra di voi e queste cose qua. Più che altro, io non mi metto a salutare proprio tutti in chat. Magari se c'è qualcuno lo saluto, tipo Prosciutto, no? Prosciutto ormai è simpaticissimo ed è presente e onnipresente in qualsiasi mia live, quindi lo salutiamo, ciao Prosciutto, e queste cose qua. Poi, io rispondo alle domande nel mentre, però ovviamente voi ne scrivete tantissime, quindi potrebbe essere che le vostre non le leggo la prima volta, quindi voi le riscrivete dopo 2-3 minuti, magari io le rileggo. Ok ragazzi, allora direi che possiamo partire. Manca qualcosa? No. Allora direi che, come cosa che possiamo fare adesso, ci andiamo a scaricare i girasoli nel silos, passando di qua. Andiamo su. Perfetto. Oh, c'è un sbaffo. Andiamo a scaricare un attimo nei silos e poi mettiamo comunque qualche mezzo in automatico, perché ci dobbiamo portare avanti qualche mezzo. Dio, in teoria mi conviene mettere solo il Valtra ad arpicare. Ah no, volevo far scaricare, perfetto. Beh,
Grande Agro siamo già più di ieri, vorrei ben dire. Ieri molti di voi non avranno... Non... Probabilmente molti di voi non sapranno che ieri sono andato in live su Minecraft, ma sono andato in live per un'oretta. Quindi pazzesco. Allora, io ieri ci ho fatto le barbabietole col campo 5 e con l'hack della velocità ho guadagnato 270k di missione. Eh sì, lo so, anch'io. L'ho già fatto. No, barbabietole nel campo 5 in effetti no. Però ecco, una cosa del genere non penso che la farei, perché siamo in live e magari facciamo vedere qualcosa di un po' più movimentato. Ok, giriamo. Perfetto. Quanto dura la live? Mi state chiedendo in tanti. Allora, la live penso che durerà minimo un'ora. Potrebbe anche essere un'ora e mezza o due. Dipende da quanti siamo da quanti siete a guardarmi. Tac. Io c'ero pure ieri. Sì, mi ricordo, Costantino. Anche Nico Tech. Un sacco di gente che conosco. Perfetto. Quanti erano ieri? Ieri eravamo in pochissimi. Mi sa che il massimo che abbiamo toccato sia stato 20, qualcosa del genere. Ma proprio perché uno era su Minecraft, due non l'avevo... Non ho detto da nessuna parte, a parte forse le Instagram Stories. E basta. Sì, la media appunto era 15-16. Forse abbiamo toccato i 20, se non sbaglio, come picco, ma nulla di che. Ok, agganciamo le erpice. Perfetto. Metterei anche la trebbia a lavorare, ma direi di no. Perfetto, 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 perfetto. Ok. Tra l'altro, per chi non l'avesse ancora vista, c'è la nuova grafica. Lo ripeto. Il postino. Io sono quello del T9. Dove era il T9 cingolato? What? Ah, sì, lol, adesso mi ricordo. Comunque stavo dicendo che c'è una nuova grafica. E come vedete c'è una... da quella parte lì, esatto, da quella parte lì c'è una chat, che è la chat in diretta che serve per chi poi riguarderà la live ricaricata su YouTube. E poi abbiamo sotto anche, cioè abbiamo, ho inserito il discorso delle donazioni. Molti me l'avete chiesto, mi avete chiesto di poter donare. Se volete donare c'è il bottone sotto la live, se siete da PC se non sbaglio. Ma in teoria anche da mobile si può vedere, c'è il bottone e potete andare a donare. E in più, se donate, avete la possibilità, vabbè, oltre al fatto di comparire sotto, dove c'è sotto le, dove c'è la striscia, poi comunque comparirà anche un rombo di un trattore. Comunque se qualcuno di voi dona lo scoprirete come, che si, come cosa appare, e potete anche inviare un messaggio che mi appare sullo schermo, quindi siete sicuri che lo vedo, lo leggo all'istante. Quindi nada, questo solo perché giustamente cioè su YouTube qualcosina mi ricavo, anche solo per permettermi di pagare le spese della corrente tramite la pubblicità. Qua su Hitbox fa brutto mettere la pubblicità in diretta e poi comunque non siamo chissà quanti. Però so che alcuni di voi vogliono contribuire. Più che altro ogni tanto mi chiedete anche di portare nuovi giochi e queste cose qua, e comunque hanno un costo, e se posso usufruire di donazioni vostre ovviamente è meglio, perché preferisco non utilizzare il mio portafoglio per quello che è YouTube. Allora, ragazzi, in teoria non vi dovrebbe andare a scatti, perché io sto guardando adesso fotogrammi persi 710 dall'inizio, quindi probabilmente non è un problema mio, seriamente. Cioè, adesso provo a guardarla dal cellulare, La mettiamo in automatico, qua. Tac. E me la guardo dal cellulare. Però, ripeto, in teoria non dovrebbe laggare. Tac. Togliamo solo l'audio, scusate. No, ragazzi, io sinceramente la vedo tutta intera. Cioè, me la sto guardando qua sul cellulare, la vedo senza scatti, senza problemi. Quindi non lo so, ragazzi, perché sta andando fluida. Ok, mo andiamo avanti. Ok, Agro, ma anche in quinta c'è chimica. Penso tu ti riferisca, Emilio, all'agraria. Dalla terza chimica diventa trasformazione dei prodotti, che non è proprio la stessa cosa, però in realtà sì. Cioè, solo che è chimica applicata ai prodotti agricoli. Quindi dalla terza fino alla quinta. Poi dipende dall'indirizzo che prendi, perché ci sono
Bella trebbiatura, ragazzi, ci facciamo. Una bella trebbiatura. Con la CR, bella lì. Ok. Comunque stavo dicendo che poi dipende dall'indirizzo per il numero delle ore. Tipo io faccio gestione dell'ambiente, facciamo solo 2 ore. L'altra sezione che fa trasformazione dei prodotti, produzione e trasformazione dei prodotti, mi pare che ne faccia 4 alla settimana di ore, che è una bella differenza, fidatevi. Ok. No, cosa sta facendo? Ok. E voilà. Trebbiamo anche qualche barbabietola così a caso. No, non ci lascia. Tac. Adesso mi setappo un attimo con la GPS, ragazzi. Poi dopo vediamo di leggere anche qualche piccolo commento. Tac. Voilà. E facciamo auto width. Perfetto, perfetto. Allora, Agro, quante stagioni farai di Pro Farming? Andrei avanti finché uscirà una nuova versione di Farming? Non lo so, cioè il canale non faccio previsioni a lungo termine perché purtroppo non so come sarà il non so come sarà il futuro, nel senso che già probabilmente questa primavera cambierà il canale perché vado incontro a una maturità e quindi diminuiranno i video. Magari qualcosa quest'estate, ma bisogna vedere. Poi se inizierò l'università, penso che uno, non sarò più a casa mia, quindi Farming penso che lo dovrò abbandonare, se non magari per qualche weekend o qualche periodo di pausa dallo studio. E quindi non lo so come procederà, vedremo andando avanti. Potrebbe essere che questa potrebbe essere l'ultima stagione di Pro Farming, oppure potrebbe essere che ce ne saranno altre due, potrebbe essere che andrò avanti finché avrò 70 anni, non lo so. Agro, secondo me dovresti pensare un po' più a produrre invece che a comprare. Ad esempio, arrivi fino a 100.000 litri di tutto e vendi e compri. Questa è la mia opinione che ho in mente da tanto. Sì, ma cosa cambia? Cioè, io poi mi accumulo tanti soldi per cosa? Devo comprare. Il mio obiettivo è continuare a comprare per poter produrre meglio, semplicemente. Ok. Università quale? Penso Zeus, penso che andrò a fare scienze e tecnologie agrarie. Agro, userai la speed farming? Cos'è? È quella mod che ti permette di produrre di più? No, no, per adesso mi sembra che le produzioni siano più che buone. Cioè riusciamo comunque a farci un po' di soldi. È vero che stiamo campando anche molto di missioni, però alla fine direi che non nulla di che. Ah, e ringrazio anche Agritech HD che è qui per aiutarmi a rispondere alle domande, queste cose qui. Sì, ma non cambia nulla, non ho capito riguardo a cosa. Agro, quale sarà il tuo prossimo acquisto nella serie? Adesso voglio andare avanti a comprare campi. Pensavo ai campi 4, 7, 8, 3, quelli lì. Forse prima 7, 8. E dopodiché inizieremo a pensare alla fienagione. O forse prima un altro trattore, non lo so. Agro, a fine stagione lo compri un New Holland T9, vero? Se non l'avessi capito, sono un New Hollandista e ti saluto da Genova. Beh, a Genova non me li vedo molto i T9, no, a parte gli scherzi. Sì, un T9 penso che lo compreremo, perché poi inizieremo ad avere tutti sti campi giganteschi e voglio farmi... Cioè, la serie americana, quindi... Ok... Perfetto, Felix sta tirando fuori una. Ha tirato fuori una big battutona. Agro, lo sapevi che un bambino ha chiesto a Babbo Natale di fare un fratellino e lui gli ha risposto: portami tua madre? LOL. Puoi portare mod su Pro Farming, dato che potrebbe essere l'ultima stagione? No, no. Pro Farming, questa stagione qua, ve l'avevo già detto, probabilmente sarà il più vanilla possibile. Potrebbe essere, non si sa, che verso la fine inizieremo a utilizzare qualcosa, ma dubito. Ci saranno altre, spero che, cioè io non è che faccio solo Pro Farming sul mio canale, lo sapete, porterò Italian Farm e magari mi inventerò ancora qualcos'altro, quindi ci saranno altre serie dove utilizzerò già le mod. Qui voglio dimostrarvi che appunto riusciamo a giocare, divertirci anche solo con tutto ciò che è di base. Qual è il tuo obiettivo in questa stagione? Riuscire a comprare tutti i campi finalmente e niente, fare una splendida azienda in stile americano, scoprire tutto ciò che offre il gioco, cioè sventrarlo,
quindi fare qualsiasi cosa che ci offre il gioco. Pensi di portare serie tipo Agrotech Farm su FS17? Se usciranno mod che permetteranno la realisticità, sì. Ah, tra l'altro, ragazzi, adesso noi stiamo parlando molto di farming, ma vi ricordo che io poi da marzo o aprile, adesso non ricordo, avrò poi l'accesso alla beta di Cattle and Crops, che non è poco, ecco. Agro sto terminando anch'io con la Neurona del Cielo nel campo 26 per una missione. Bella lì. Adesso magari ci facciamo un giro attorno al campo, perché altrimenti qui... Agro, userai la Season Manager mod, una mod delle stagioni? No, non penso. Come ho già detto, appunto... se abbiamo bisogno di mod iper-realist che aumentano la realisticità, lo utilizziamo in un'altra serie. Qui voglio fare tutto vanilla. Vai Agro, svergina questo FS17. Esatto, questo è il l'obiettivo. Fendista non la leggo neanche. Non la leggo neanche quella battuta. Mamma mia, io come mod ho solo la mappa. La mappa, sì, io sarò sincero, non ho ancora mai inserito una mappa come mod. Cioè veramente io sono molto molto vanilla. Non ho neanche scaricato le CSZ che sono uscite ieri. O l'altro ieri. No, ieri. E quindi potete immaginare. Tra l'altro sento... Ah no, giusto. Ci sono dei tizi del comune qua fuori che stanno... tagliando gli alberi. Funziona allora AgriGame 87. Perché vi presento, ragazzi, quello che avete visto, AgriGame 87, che è un bellissimo bot automatico che mi gestisce un pochino la chat instant, cioè mi cancella i messaggi se qualcuno utilizza troppe maiuscole, queste cose qua. E mi dispiace per Felix2961, che penso che fra tipo un minuto o due potrà tornare a scrivere in chat, ma niente, sei stato banammerato, lol. Uscirà qualche tuo video sull'uscita di Cattle and Crops? Sì. Volevo registrarli oggi, ma poi è successo tutto sto casino, ho organizzato la live, quindi nada. Allora, ma SimCity? No, ma City Economy è una roba del genere? Cosa? Cioè, portarlo sul canale? Tornerà anche, sì. Sti bot rubano il lavoro ai moderatori. Lo so, ma tu, Agritech, puoi andare tranquillo e rispondere alle domande, mentre invece qui possiamo permetterci sì, quello è mio fratello, mentre invece noi possiamo permetterci di andare avanti tranquilli perché c'è già il bot che banna. Agro, farai una seconda serie tipo Italian Farm su FS17? Sì, ci sarà una seconda stagione di Italian Farm appena uscirà la nuova mappa di Terra Italica e qualche mod italiana. Ciao Ste. Agro, fai una seconda serie. No, questo ho già letto. Agro Gamerale. Gamerale non lo so. Cioè, nel senso, dovevamo sentirci per una serie insieme, ma poi non si è più fatto sentire. O meglio, si era fatto sentire quando io non potevo ancora registrare. E poi adesso ho già la programmazione molto piena. Non lo so. Agro, sono tristissimo. Ho finito i pallet di semi in farm. LOL. Qual è la tipologia di macchine? Fuoristrada o sportive? Ma io sarei più per... non lo so. Cioè, io non essendo uno che abita tipo inculato fra i monti e queste cose qua, preferisco le macchine sportive. Però anche fuoristrada non li disdegno, assolutamente. Userei qualche auto livellante? Se uscirà, sì, la utilizzerò nella Terra Italica. Agro, ti tieni la barba per compensare i pochi capelli? Esatto, tu hai capito. La mia tesina per la maturità sarà trapianto di barba sulla fronte per poter migliorare le stempiature, la situazione delle stempiature. No, a parte gli scherzi, come ho già anticipato prima in chat, tra l'altro penso che dopo, con il nuovo anno, taglierò la barba a zero e ripartirò. Quindi sarà uno shock per me e per voi, ma va bene lo stesso, perché ogni tanto bisogna farlo. Ok. Agro, coltiverai i pioppi? Sì, è una cosa che voglio fare assolutamente.
Quale sarà il prossimo trattore? Non lo so, penso che andrò sul T7 Heavy Duty oppure sul Fast Track, però più T7, c'è bisogno più del T7 che del Fast Track. Constructions Agro, Construction Simulator con Giuliano, tornerà il più presto? Sì, tornerà. Vuoi mettere un bel pick up da pappone contro una city car? Non lo so, se vuoi metterla su un circuito, beh no, city car, oddio, no. Però se mi parli di auto sportive, cioè sono due cose completamente diverse, come dire: ehi, a te piacciono più le mie T3bie o i trattori? Non ha senso. Sì, ragazzi. Agro, la live la pubblicherai su YouTube? Sì, non domani, non dopodomani, probabilmente molto più avanti, perché ho due episodi da farvi vedere di Pro Farming e poi ho questa live qua, quindi potete capire. No, ragazzi, ogni tanto bisogna fare anche un po' respirare la pelle. Cioè, io questa qua, l'ultima volta che me la sono tagliata proprio con la lametta, cioè a zero, è a giugno, no, fine maggio. Potete immaginare, quindi c'è bisogno ogni tanto di rinfrescare. Agro, quando ti farai la macchina, la modificherai o la lascerai originale? Io sono uno che odia il tuning, nel senso che ci sono designer, gente che fa le macchine, le ottimizza, queste cose qua, e poi c'è gente che invece ci mette mille luci che sembrano alberi di Natale e si crede figo. Cioè, non lo so, poi avranno i loro motivi, ma a me non piace il tuning, quindi no. L'unica cosa che potrebbe essere un progetto, che non lo so, potrebbe essere che quest'estate cercherò di fare diventare high tech la Yaris con un mio amico. Adesso bisogna vedere. Abbiamo qualche progettino, dato che abbiamo tutti e due Yaris, stavamo pensando di sistemare un pochino il pannello del multimediale, ecco. Agro, hai già preso la patente? No, non ancora, sto facendo le guide. Agro, ti piace la pagina ADM? Sì, ogni tanto mi fanno ridere, decisamente. Ok, perfetto. Agro, ti piacciono più le trebbie o le trince? LOL. Sbaffo, mi fai ste domande. Aspettate, solo che qua devo regolare la larghezza della testata perché... Ok, perfetto, adesso è giusta. E poi dice: l'ultima volta che l'ho tagliata con la lametta e si sente il rumore del motosega dei tizi che tagliano gli alberi. O sbaglio, coincidenza? No, in realtà queste qua era gente che passava con penso fossero motardi, in teoria. C'è gente qua per confreria che è appassionata di moto. Agro, ci farai vedere la tua macchina? Non penso che ci sia così tanto bisogno. Se c'è bisogno, sì. Agro, visto che ti piace il rally, hai visto la nuova Lancia Delta HF? Che io sappia non ce n'è nessuna di nuova. Cioè, avevo visto qualcuno che ha fatto un progetto in 3D su un programma di 3D, ha fatto il rendering e l'hanno fatta sembrare quasi vera, e poi forse tipo ad una fiera qualcuno ha preso quel progetto lì e l'ha montato su una Fiat Stilo, se non sbaglio. Cioè, ha usato come base la Fiat Stilo, gli ha cambiato completamente la carrozzeria per farla diventare quel progetto di Lancia, ma non è nulla di ufficiale, quindi no. Come te la cavi con la macchina? Qualche figura di merda fatta? Ma per adesso sì, cioè, allora, chi mi sta dietro probabilmente mi odierà, perché, cioè, in realtà io cerco di rispettare i limiti, anche a me viene da andare veloce, nonostante sia un neopatentato, che poi in realtà non è che vado lento, perché se vado in centro abitato, i 50 all'ora è già tantissimo in realtà, se vai a vedere. Però penso, mi immagino che quelli dietro invece stiano dicendo: ecco qua il neopatentato, quello che sta cercando di fare la patente, che va lento e che balle, io devo andare al lavoro, ma quanto si dà una mossa. E quindi... E poi sì, ho già imballato un paio di volte la macchina, anche se ormai sono diventato bravissimo a riprendermi subito, nel senso che faccio delle... imballo la macchina, la riaccendo tipo in tempo zero e faccio delle partenze in 0-100, che ecco lì il rischio di fare gli incidenti, perché mi viene da riprendermi veloce, quindi nada. No, però per adesso sta andando tutto più che bene. Sto approfondendo un pochino il discorso dei parcheggi AS, perché mi vengono, non sbatto né nulla, però il problema è che... mi viene un po' da stare un po' più sul centro strada, non vado abbastanza contro, quindi mi devo imparare queste cose qua. Sgommi,
sì, quando mi sono andato ad allenare un pochino sulle partenze in salita, retro in salita, queste cose qua, o sullo sterrato, sì, ho sgommato un paio di volte. Più che altro perché io all'inizio avevo il problema della frizione, cioè la lasciavo molto di colpo, non la dosavo molto, e quindi di botto lasciavo tanta potenza e se ero sul sterrato sgommavo. Okay. No, no, can block no. Fidati, rispetta i limiti finché non fai l'esame, se no dopo ti tenti a spingere all'esame. Sì, no, 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 lo so, ma adesso... no, ma i limiti li rispetto più che altro, cioè, più che altro il discorso è che dipende anche un po' dalla macchina, nel senso che quando io sia un Peugeot che una Toyota, Peugeot un po' più grosso e mi trovo meglio per la guida e queste cose qua, però... vado tranquillo. Con la Toyota invece, che è più piccolina, mi viene da spingere, anche perché sono un diesel e un benzina, quindi mi viene da spingere con la Toyota, infatti è un po' più difficile. Quale macchina usi per le guide? Con i miei quelle due, cioè Toyota Yaris e Peugeot 307. Con l'autoscuola ci sono due Volkswagen Polo. Agro, ho comprato il volante. Grande Lele, che volante hai preso? No, però tu devi capire che devi fare 0-100 subito, sennò la gente si lamenta. Lo so. Agro, missione raccolta pallet in corso. Buona fortuna, ti dico solo questo. Insomma, chi di voi ha votato facciamo le missioni per trebbiare? Non è che si sta rompendo un pochino? Mi autorizzate, ragazzi, a mettere lo speed hack, va bene? Qui, magari poi vi faccio anche un tutorial. Ok, allora aspettate, che mi attivo lo speed hack. No, cosa ho fatto? Tac e tac. Allora, speed hack, dov'è? Qui. Perfetto. E gli diciamo open speed hack. E voilà. E adesso ci siamo, ragazzi, Speed hack attivato e si va a comandare. E mettiamo anche la svolta automatica. Ok. Io ho fatto le guide con l'Audi A1 e bastava niente a premere ad accelerare. L'istruttore spesso mi doveva rallentare. Lol. Agro, ho agganciato il pianale Flieg e mi è iniziata la gara bestia. Sopra ci sono altri 4. Non lo so. Ok. No, allora non ti sei perso nulla di che. Tranquillo. Ma come fai a metterlo? Vi serve il cheat engine, ragazzi. Magari un giorno vi farò un tutorial. Cioè, penso che lo farò. Perché è un programmino che è molto utile. Sia per questo discorso qua dello speed hack, ma anche per modificare file e queste cose qua. Quindi, gran figata. Ok. Cosa ci fa Matteo Pitagora su una barca? Teorema. Lol. Agro, te ti fidi del fieno e della paglia? Sì, anche se sono tutte balle. Ah, bentornato Felix. Mi dispiace per prima se il bot ti ha fatto un time out. Spero che comunque tu abbia imparato la lezione. Io fra 2 anni devo prendere il patentino, quello di 16 anni, così a 18 faccio le 6 guide obbligatorie e sono a posto. Sei guide da un'ora, però tu conta che la maggior parte delle autoscuole te le fanno fare da mezz'ora. Cioè, a parte, te lo dico perché l'ho sentito in giro, in realtà io adesso devo vedere, però ho sentito la maggior parte delle autoscuole, almeno qui a Cuneo, ti fanno fare, vabbè, prima lezione un'ora perché devi imparare, prendere confidenza e tutte queste cose qua. Poi autostrada e notturna, anche queste un'ora, ma le restanti 3 ore te le fanno divise in mezz'ora, che non ho mai capito come mai, penso per portarsi avanti con gli iscritti. Comunque sì, fallo, se c'è la moto fallo. Io avevo studiato per 50, poi alla fine non l'ho preso, ho detto è inutile che mi metto lì a sprecare soldi per prendere patenti, tanto vale che me la prendo per la fine, quando magari avrò anche un po' più di testa. Compagno, questo problema, il glitch lo speed glitch, come l'ha definito EDF, io non riesco a farlo perché funziona quando c'è un calo di frame e a me non mi viene, purtroppo. Mi dispiace.
Ma diminuisce anche il tempo più in fretta, è come un super veloce dal tempo. Sì, Constantine. Cioè, in pratica lui, io adesso ho messo il massimo che è 5x. Ti velocizza del 5x tutto, qualsiasi cosa che succede. E non è solo una velocità del mezzo, ma è proprio anche qualsiasi cosa. Cioè, tipo, se io adesso io le manovre le faccio fare alla GPS, proprio perché se le dovessi fare a mano io sarei imperfetto, cioè questa velocità qua è difficile guidare, mentre invece la GPS lui ti dice ok, io la faccio perfetta, faccio la manovra perfetta anche quando sono normale. Ora la moltiplico per 5, ma moltiplico solo la velocità di manovra, ma la precisione è la stessa. Ah, per curiosità, se te sei entrato a fare le guide con la legge nuova dell'ora obbligatoria di guida sia in autostrada che di notte? Sì, perché adesso devo... Le guide, le parole le ho fatte solo con i miei, l'ho prenotata per la prossima settimana, la mia prima guida con l'autoscuola, quindi... Sì, ma stasera a Cacuna le trebbie vanno a 300.000 all'ora? Dettagli, no, ma poi immagino che siano solo 50 all'ora, ste... Più o meno. Agro, andavi bene a scuola in biennio? Sì, io sono sempre andato bene, ringraziando scuola, mi sono sempre cavata. Le uniche difficoltà che ho avuto sono state in prima, tipo i primi 2 mesi di disegno tecnico che facevo schifo, però poi mi sono impegnato e sono diventato il primo della classe, una roba pazzesca. Ancora prima che passassimo su AutoCAD, poi non parliamo quando eravamo su AutoCAD, io me la sono sempre cavata bene, poi anche perché conoscevo già. E anche tutte le altre materie. Ah, e poi in secondo ho avuto qualche difficoltà su qualche argomento di chimica, ma poi l'ho ripreso alla grande. Agro, come fai a zoomare in pro farming? Utilizzo la speed, no, la player camera. Trovi in descrizione degli episodi il link. Quindi stai trebbiando a 50 km/h. Sì, esatto. Io ho 3 in disegno tecnico. No, Nico, perché? Io, cioè, ho solo dovuto allenare la mano, perché ero un po' impreciso e poi ho imparato ad utilizzare. Ma che è tutto sto casino? Boh. Non facciamo pubblicità occulta alle marche di acqua, anche se ci sarebbe una birretta, ma meglio che non la vada a prendere. Perfetto. Agro modesto che si fa figo dicendo che era bravo. No, ma è la verità, mi chiedi perché devo dire che faccio schifo se non faccio schifo. Sempre avuto la media superiore all'8 a fine anno, quindi. Anzi, vi dico subito quali sono stati gli argomenti in cui ho fatto cagare, perché. Agro, non per il bug, devi accendere tutte le luci, inquadrature e paesaggio dietro. Metti il cruise control. Questo è per. No! Quel discorso delle luci serve non perché si bugga, ma per far scendere i frame. Cioè il bug come funziona? Funziona con il fatto che il computer elabora ciò che deve fare il gioco. Se va sotto stress, tu puoi sfruttare questo sotto stress per mandarlo più veloce. Lui dice ok, allora non penso più, non riesco più a calcolare il limite, per farla molto semplice, poi in realtà non è proprio così, ma non riesco più, non ho la potenza di calcolo per calcolare di tenerti il limite, allora vado veloce. Il fatto di accendere le luci, inquadrare dietro dove ci sono le animazioni, è solo per far scendere i frame, perché il computer ha più da caricare, fine. Agro, fa un tutorial su come inserire le mod su FS17. Guarda, Viva Agro, lol. Ti consiglio di passare sul canale di EDF, lo trovi tra i canali consigliati o comunque nei commenti, di solito scrive sempre. Lui ha già fatto un tutorial. Agro, hai fatto la patente del 50cc? Avevo studiato, ma poi alla fine non l'ho preso, quindi... LOL, anche il postino ci è andato in time out. Agro, porterei sul canale Battlefield 1? Sì, magari una volta ogni 2 mesi o ogni mese, non lo so. Da me è facile far sta roba, mi va a 20 fps il gioco. LOL. No, io anche se... Perché mi segna 12? Ah, no, niente. È normale che segni 12 perché è 60 diviso 5, ok, LOL. Quindi vedremo mai un agro far retromancia con un rallato? Non lo so. Più che altro ci andrebbe il volante. In farming ci andrebbe il volante. Nella realtà penso che se mi tocca fare... No, non se mi tocca. Penso che voglio in realtà andare a fare il patentino che facciamo con la nostra scuola per i mezzi agricoli. E lì forse c'è la retromancia. Ah, ma forse è un tandem, non è un rallato. Adesso non ricordo. Vedete?
Parli del diavolo, spuntano le corna. Ciao EDF. Parlavano giusto prima di te, EDF, perché c'è un ragazzo che mi ha chiesto se facevo un tutorial su come installare le mod, ma... è arrivato l'esperto, ragazzi, chiedete ad EDF. Io prima vi ho dato una piccola spiegazione del come ho interpretato io lo speed glitch, cioè sul fatto che non ci sia potenza di calcolo per tener conto del limite della velocità, però adesso ci illuminerà lui, EDF. Tax. E funziona limitando i frame da console lo speed glitch? Da console non lo so, perché io proprio farming console non l'ho mai tenuto da conto. Sì, ma che due coglioni, da quant'è che siamo? Mezz'ora, è mezz'ora che trebbiamo, ragazzi. Basta? Fine? Cioè, spero che l'altro tizio lì abbia finito. Sì, ormai ha voglia. Sì, infatti. Infatti. Ah, con 70 cavalli nella tua zona lo tira un bivomera. Sei un po' stretto, sì, magari un 80-90. Cioè, oddio, poi dipende quanto vai profondo, come al solito. Cioè, se vai solo 15 cm, sì, te lo tira tranquillamente un 70 cavalli. Io, mio nonno utilizzava con il 50 cavalli un monovomere. Quindi... Qual è il trattore più diffuso dalle tue parti? Bella domanda, non lo so. C'è stato un periodo che c'era stato il boom dei Fendt serie 300, ma non ho idea, non ho proprio idea. Corre la signorina, esatto, corre. Chissà quanto ci vuole fare quel campo con la Come C6. Non lo voglio sapere. Nicotech, se vuoi prova a farlo e poi nel 2018 ci dici com'è andata. Purtroppo la live mi va scatti perché sto caricando un nuovo video per voi di Hitbox. Anteprima, guarderà le fertilizzazioni. 3 o 1, stesso rendimento. Bene, bene, bene. Agro, cosa fai a Capodanno? No, no, sta domanda. Vado, non so se c'è qualcuno di voi che conosce ambito cuneo. Comunque, vado su ad Acceglio con degli amici. Ciao Agro, come stai? Hai notato il mio spaccalegna? Se riesco a dare il suo funzione reale, può essere un bel attrezzo per la serie. Sì, se non fosse che questa serie, diciamo che cerco di non inserire mod, Simo. Però ho visto, sarà utile di sicuro per una serie, magari qualcosa di un po' più realistico o serie forestale. Agro, ho visto che nella puntata di oggi di ProFarming non hai avuto problemi a togliere da sopra il carrello la barra dei girasoli. Quindi penso che non riesci a togliere da sopra il carrello solo quella del grano. Può essere, non lo so. Che connessione hai? Sbaffo un... Tecnicamente il mio piano sarebbe per una 25 mega della Telecom, ma in realtà poi me ne arrivano solo 7 mega in download e 1 mega in upload. Quindi la questione è questa. Tengo questo contratto solo perché non mi costa di più avere la 25 mega o la 7 mega. E poi comunque ho un ping più basso e un upload più alto avendo questo pacchetto qua. Non so come, cioè in realtà penso di sapere come mai, perché l'infrastruttura qua, cavi e queste cose qua, e fa cagare, perché sono palazzi vecchi, il quartiere è vecchio e quant'altro. E vabbè. Agro, che scuola fai? Faccio l'agraria, istituto tecnico agrario. Quali saranno i primi animali che prenderai in serie? Sono deciso per prendere le pecore, perché in effetti i maiali, ragazzi, c'è qualcuno di voi che me l'ha proposto, ma è un casino starci dietro per tutte le cose che bisogna dargli da mangiare. Oggi ho trovato la risposta più bella. Cosa fai a Capodanno? Cambio i calendari. Bella lì. Però è brutto non portare il carrello con la trebbia. No, cioè non è... Io nella realtà ho visto tantissimi che non lo portano con la trebbia, sarò sincero. Conosco tanti qua nella mia zona che hanno il trattorino, quello sfigato da 50 cavalli, e utilizzano quello. Non sfigato, però. Agro, ma non pubblichi più gli Agro Fan Post? Non me ne arrivano, Samuele. Finché non me ne arrivano. Stessa cosa uguale per me, solo che arrivo a 2.5 mega. Ecco. Beato te, sbaffo. Ma vendono i pallet di mangimi per i maiali? Sì, ma devo andarmi a comprare i pallet. Tanto vale che mi compro le pecore, che così posso alimentarle facendo un po' di fienagione e basta. No, no. Comunque adesso per accontentare tutti finiamo questa missione, ma poi ci dedichiamo alla nostra azienda, perché dobbiamo anche darci da fare per quello, dai. È inutile, è inutile. Agro, ti piacciono i Lamborghini Same vecchio stampo? Sì.
cioè anzi penso di preferirli rispetto al nuovo, anche se per me comunque la serie Iron della Same tanta roba, tanta roba. Agro, organizza una partita multi? Non durante queste vacanze, magari più avanti. Io ho un contratto a 20 con antenne e va a 25. Beato te. LOL, viva Agro, e sta anche lui timeoutato. Ah, IDF, questa è la novità. Abbiamo anche un bot solo per il discorso del caps lock. Poi proverò a mettergli ancora qualche altro limite, tipo per gente che fa così, in minuscolo però. Agro, preferisci le pecore o le pecorine? Allora, ti risponderei pecorine, però potrebbe essere inteso come una cosa un po' pedofila e punibile legalmente, anzi penalmente, quindi ti rispondo solo le pecore. Ma il contatore dei cereali va lentissimo. Sì Dani, perché questa è una missione e le missioni ti fanno fare tutto con un solo serbatoio, cioè non ti fanno scaricare, quindi l'avevo già spiegato in una puntata. In pratica penso che ci sia una compensazione per cui lui, quando vede che stai per arrivare a fondo campo, cioè fa in modo che tu riesca a raccogliere tutto stando una sola volta nel serbatoio. La serie 6 e 9 della Deutz hanno un cofano carino. A me piace più quello della serie 9. Agro, che motore vorresti comprare? Motore? Vorresti comprare come prossimo? Immagino tu voglia dire trattore. Come trattore penso T7, ho già risposto prima. Agro, ragazze, come sei messo? LOL. Ci sono certi argomenti, ragazzi, che ci teniamo per privato. Per privato. Perché purtroppo l'esperienza youtubica insegna che quando uno inizia a tirare in mezzo YouTube, anche YouTube, social, queste cose qua, anche la propria ragazza, poi prende sempre una brutta piega, a meno che non sia tipo, che ne so, 3 anni state insieme e poi inizia a fare video su YouTube. Però se tu sei già uno YouTuber e conosci, si creano casini, voi fateci caso. Agro, conosci il Same Centauro? Sì. Sì, ragazzi, finalmente siamo quasi arrivati a fondo. Agro, ma se il vino fa cantare, la birra fa pisciare, cosa fa cagare? La birra analcolica. La birra analcolica fa cagare. Non letteralmente, però avete capito il senso. Agro, non riesco a scaricare il cosplay per il 17. Mi hanno dato il link del sito, ma non trovo il download. Se t'è andato quello di GitHub, mi pare che c'è un'opzione per scaricare lo zip. È un po' complicato, ma si può fare. Dobbiamo fare una mesh su Agro. Una mesh? What the fuck? C'è tipo colorarsi i capelli. Perfetto. Arriverà la gromadena? Ho risposto prima Nicotech. Ecco, per chi mi ha chiesto prima del cosplay, leggete cosa ha risposto Agritech. Pensa se mo si bugga tutto e ti annulla la missione. Mi è già successo, quindi spero proprio di no. Ci dovremmo essere comunque. Dai. Alleluia. Oh, signori, 60.000 euro così. Facili facili. Bene. Cioè, facili facili più o meno. Fatemi solo togliere un attimo lo speed hack. Perfetto. Voilà. Ora, torniamo a fare i cavoli nostri. Quindi mettiamo un attimo ad arpicare il campo di qui. Qualcuno sa dove posso trovare l'aratro ermo? Non ricordo al momento, sai. Agro, su FS17, su Xbox One c'è cosplay? Dubito alla grande, perché cosplay è una mod abbastanza complicata e non è ancora uscita la versione ufficiale. È ancora, diciamo, una beta che gira per... c'è una versione per sviluppatori e basta. Allora, qua mettiamo in automatico e ora ci spostiamo. Agro, farei il best of 2016? Non sono sicuro. Agro, perché mi hanno bannato? Non ti hanno bannato, ti hanno fatto... il bot ti ha fatto un timeout automatico. E in pratica c'è un AgriGame87, non è in realtà una persona, ma è solo un bot, cioè un sistema automatico. Probabilmente hai scritto un messaggio in cui c'erano... hai usato il caps lock, c'è il blocco maiuscole, hai scritto troppa roba in maiuscole. E c'è il filtro e quindi nada. Semplicemente ti ha fatto un timeout. Ma non sei il primo, sei tipo il quarto di oggi. Ok, boh. Agro, ma il video da postazione, tantissimi video che dovrei fare, non ho ancora fatto. Agro, fai un tutorial per il cosplay, come usarlo e come scaricarlo? Allora, il cosplay, come utilizzarlo, ci ho tipo fatto 20 video, anche di più. C'è la mia vecchia playlist Agro Automatization,
che poi in realtà sarebbe automation, ma io non ero, cioè non ero ancora ad elevati livelli di inglese, quindi all'epoca l'avevo chiamata automatization. C'è quella playlist lì, e poi se ti vai a vedere la stagione 5 e 6 di Pro Farming, ho fatto un sacco di tutorial sul course play, ma proprio un sacco. Agro, ma lo speciale 10k, siamo in vena di Agro, ma tutti quei video che avevi promesso di fare ma non hai ancora fatto, e arriveranno, spero, prima o poi. Se ho tempo in queste vacanze lo farò, anche se in realtà adesso ci sono in mezzo un po' di festività, devo fare... Teoricamente mi ero anche promesso di iniziare a... anzi no, di andare avanti con la tesina, ma sapete com'è. Mirozed ha fatto tutti i video del cosplay. Sì, anche Mirozed ci ha fatto su una serie di video, sono anche molto carini. Perfetto, ragazzi. Agro, ma Lionhearted, ecco, ci mancava solo Lionhearted. Ma è sempre qui, e se faccio il video della postazione lo vedrete. Ma ci, se ci sono le sigarette, ci sono le siga storte? No, ci sono le siga segmente. Siga segmenti, scusa. Agro, mi è andata a sbattere contro uno all'attiva. No, poverina, ho fatto la bua. Allora, apriamola qui. Perfetto. Cosa mettiamo sotto il carro, ragazzi? Il Massi o il Fend? Non lo so cosa ci conviene mettere sotto il carro. Allora, arare non mi pare che dobbiamo più arare nulla. Mio fratello mi dice che se ne va via. Ciao. Arare non mi pare che dobbiamo più arare nulla. Quindi lo stacchiamo. Vediamo se riusciamo ad uscire qua da tranquilli. No. Sono io che non sono andato centrato. Ora scatta l'azione kamikaze contro il treno con il Valtre taroccato, che tipo treno levati prima di subito, che se no ti imparo a a fermarti in terra. Esatto, esatto, esatto. Vediamo un attimo. No, nessuno ha parlato, quindi decido io e mettiamo ai trasporti il Massey e qui mettiamo seminare. Ma seminare magari metto la tempo, sapete. Cos'è attaccato dietro il gippone? C'è una, quella lì è una cisterna per il carburante. Tac. Cosa fare una volta finita la scuola? Dopo la maturità mi aspetta l'università. Dopo l'università, boh, si vedrà. Spero di lavorare sempre nel settore agricolo, anche se non si sa, il futuro è un'incognita. Va a vendere ombrelli in piazza, lol. Tanto la barba c'è, no? Rosellina, Rosellina, ti metti lì e poi per convincere la gente a comprare la tua rosellina ti sfrutti tutti gli anni di università e superiori in agraria e gli spieghi la... gli fai delle spiegazioni botaniche sulla rosellina. Ma se buio è pesto, la luce è sugo. Grazie ragazzi per queste cose che mi fanno piangere decisamente. Ok, io attaccherei il gippone al carro. Non penso che si possa. Dopo facciamo una prova, ma dubito. Dove era già che poteva... Ah, sì, di là. No, dove voglio andare? Agromoderni. Siamo pazzi. As. Esatto, così me le comprano per pietà. Ah, come speciale 10k portaci un video dell'unica CR1090 che abbiamo in Italia. Veramente adesso sono in due. Carflex, se vai sul canale di Agri Harvest, loro sono in contatto con con il proprietario che ne ha due, quindi puoi andare a vedere. O forse ce n'era una seconda in prova, ma non dubito che un concessionario gliene dia anche una seconda in prova, non avrebbe senso. Ok, qua cosa seminiamo in questo campo? Sembra un campo carino per seminare del mais. Che dite? Tac. Utilizziamo la tempo che va velocissima. In automatico, anche se parte storta, ma va bene lo stesso. Ok, perfetto. Ora portiamo il carrellino a casetta. Tra l'altro il Valtra è quasi finito. No, ma aspetta, devo far sovescio laggiù. Cosa stai facendo? No, 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 no. Fermo. Ok. Mi sono appena ricordato che abbiamo il nostro solito appuntamento con il sovescio.
Agro sono Pai. Ah, ecco, non ti riconoscevo con quel nickname lì strano. Agro, il pick-up rodeo potenziato arriva a 190 cavalli. Il pick-up TT 200 cavalli e fanno la stessa velocità di tutti e due, quindi è meglio il pick-up TT. Non proprio. Quando vedrai l'episodio di... Cos'è? L'episodio 23. Sì, l'episodio 23. Quello in cui compriamo la cisterna del carburante. Ho spiegato lì perché converrebbe avere il TT. Metti la mod del treno che continua a girare solo per la mappa. E ne ho parlato giusto in uno dei due episodi che devono uscire ancora, quindi nada. Penso che la inserirò, non lo so. Ecco, quella è una delle cose che potrei inserire, perché abbelliscono un pochino il gioco, nulla di che. Allora, questo lo andiamo a posare qui. Tac, perfetto. Voilà. Da quanto è che siamo in live? Quasi un'ora, quasi un'ora. Buongiorno a T-Conket. Nella realtà farei conto terzo e lavorerei in un'azienda tua per conto tuo. Non penso che mi metterò, non penso che aprirò un'azienda nella realtà, perché non ho la disponibilità economica, quindi mi piacerebbe fare il terzista, ma penso che prima dovrei trovare i soldi in altro modo, ecco. Beh, ma a sto punto facciamo che partire di qua. Cioè, in pratica questa qua sarà la seminatrice del rafano oleifero e poi dopodiché non la utilizzeremo per nient'altro. Allora, prendiamo un attimo questo. Mi sono perso un po' di cose. Agro, di dove sei? Non è molto che ti seguo. Sono di Cuneo. Perché Cuneo non è che la conoscano in molti, nonostante adesso ci sia un boom di comici e gente importante che nomina Cuneo così a caso, tante volte per prenderla in giro, sud del Piemonte. Siamo i terroni del Piemonte. Agro, hai mai provato a mettere i mezzi in fila sui binari e poi andarci addosso col treno? Non sono così pazzo, mi dispiace. Ma quel piccolo carro di legno, per cosa hai intenzione di usarlo? Pensavo di sfruttare... di sfruttarlo per caricare eventualmente pallet tipo quello lì grosso, la tannica grossa di per rifornire l'erroratrice, perché più avanti compreremo un'erroratrice e quel carro lì ha le fasce. Allora, ma se usi la seminatrice Great Plains, cioè grandi pianure in collina, si apre un varco spazio-temporale che risucchia tutto ed implode l'universo. Può essere, può essere. Agro, cambia la seminatrice da frumento. E non ancora, perché prima voglio avere un trattore un po' più grosso. Nel senso che quella dopo che dovrei prendere sarebbe la Vatestad. Ma la Vatestad è una 6 metri, mi pare che ci voglia un po' di più. E ancora dopo non mi ricordo cos'è che c'è. Forse si passa direttamente alla Pronto. Potremmo anche prendere la Pronto, Aspettate, Dov'è? Seminatrici. Allora, c'è la Vandestad che ci chiede... Ah no, 180 cavalli. E poi c'è la Pronto che ce ne chiede... No, 270 è esagerato. È esagerato decisamente. Poi 9 metri, che ce ne facciamo di 9 metri. Ok. Agro, perché non inserisci la mod della Mustang e poi organizzi le gare clandestine con Giuliano? O con i fan? Potrebbe essere una buona idea, ma non improfarmi, non improfarmi. Senti, ma il gioco di base non comprende la GPS mod, quindi è inutile che dici che vuoi fare una serie senza mod. Calma, Matteo, io non ho mai detto che non voglio fare una serie senza mod. Voglio fare una serie dove vi dimostro che ciò che c'è già nel gioco è inutile sostituirlo con delle mod. Esempio, trattori. Trattori ce ne sono già un sacco nel gioco. È inutile che io aggiungo mod. Esempio, altro esempio, mod dei treni che si muovono. Nel gioco ci sono già i treni, è vero, ma non si muovono, quindi va bene inserirla. GPS, nel gioco non c'è un sistema che mi permette di utilizzare il GPS, allora aggiungo la mod. Questa è la mia logica. Cioè, se io ho un modo per fare quella cosa in gioco, lo faccio vanilla. Se invece ho... ma perché sono qui? La trebbia è da un'altra parte. Se il gioco non mi permette di fare qualcosa e ne ho bisogno a tutti i costi, inserisco la mod. Quindi la logica è questa, quella che sto adottando. Quando torno in Italian Farm? Italian Farm ci vorrà ancora un attimo. Come ho già detto prima, dobbiamo aspettare che esca la Terra Italica e abbastanza mod per giocarlo. Quindi penso che almeno metà primavera.
fai l'acquistone, prendi la Valsa e ti siete tutti in un colpo, che tipo la bancarotta può accompagnarsi. Esatto. Agro, perché continui a saltare i miei commenti? Ti ho chiesto il perché del rodeo. No, ti ho già risposto, ti ho già detto che sentirai la risposta nel video, il postino. Ti ho già risposto prima, mi sembra, no? Fai l'acquistone, prendi... No, questo ho già letto, John Deere. John Deere per adesso non penso che li inseriremo, sempre per il discorso delle mod. Tac. Ah, ma se in Piemonte, nella città di Alba, in Puglia, c'è una scritta... Ah no, ok. Per favore, ragazzi, usate anche un po' di punteggiatura, se no non capisco nulla. C'era un tizio che ci ha detto, se in Piemonte c'è la città di Alba, in Puglia c'è la città di Tramonto. Bravo, 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 bravo. Agro, la tua marca di trattori preferita? Non ne ho proprio una preferita in assoluto. Sono stato per tanti anni simpatizzante della New Holland, o comunque del gruppo CNH, ma poi alla fine mi sono accorto che non vale né più né meno di tutti gli altri marchi, quindi... No, il postino, te l'avrei già risposto altrimenti, solo per non fare spoiler. Tac. Ti piacerebbe lavorare per un tassista di fascia alta? Sì, anzi, forse mi piacerebbe più essere il capo dell'azienda, perché ciò che mi affascina di un'azienda di tassismo è il fatto organizzativo. Per carità, bellissimo guidare mezzi, però mi intriga il fatto di avere dei mezzi, doverci stare dietro, star dietro ai costi, organizzare tutto il personale, queste cose qua mi intriga parecchio, molto intrigante. Agro, hai letto le regole, non si chiede la marca, esatto. Agro, anche io sono un terrone del Piemonte, bella lì, allora siamo in tre perché c'è anche EDF, quindi allora adesso sistemo qua. Perfetto. Ciao The Atomic. Wow, è stancante, ragazzi. È molto stancante fare il live. Non me lo ricordavo così. Cioè, ieri nulla di che, ma oggi... Se vuoi, vengo io come operaio nella tua azienda. Ma il problema è trovare i soldi per aprirla l'azienda. Poi farai un raduno? Di solito se riesco lo faccio a qualche fiera a cui vado. Però adesso Fiera Agricola c'è stata quest'anno, ma non sono riuscito ad andare, quindi no. Cioè, se capita che ci troviamo nello stesso posto, io e più fan, ok, ma non mi metto a fare... Non ho i numeri per fare, che ne so, ci troviamo tutti al Duomo, yeah! No, per poi trovarci in 10 neanche. Finalmente mi hai risposto, mi salta bene... perché quando vedo una domanda, tendo a rispondere a quello, se ho tante cose... Tac. Sei sicuro che non stai facendo niente sotto la schiena per stancarti così? Difficile che ci sia qualcuno. Giusto, amore? No. No, tranquillo. Non sta succedendo nulla. Vengo anch'io, ti do i soldi assieme ai fan. LOL. Ragazzi, facciamo una colletta per aprire l'azienda Agromoderni anche nella realtà. No! Ok. Ok, ho appena capito che serve assolutamente avere la zavorra. Apriamolo del tutto, magari. Ok. Quindi se io ti scrivo i punti di domanda alla fine, è più facile che tu lo legga. Esatto, il postino ha funzionato bene. Anche Christian ci dice che è di Cuneo, bene. Prossimo campo numero 9. Non costa tanto, è una buona estensione. Vediamo campo 9. Prendiamo il pick up, così ci facciamo un bel giro. Dov'è il pick up? Qui. Ah, ho capito quale intendi. È un po' lungo, non lo so. Perfetto. Lo so che hai deciso di farlo così, ma se il Valtra lo potessi fare arancione con i cerchi grandi in onore dei vecchi Fiat.
cioè prendo un trattore e un Valtra e lo faccio diventare in versione Fiat nastro oro. Per favore, dai. Poi sembrerebbe di più un tipo una versione comunale che mi fa altamente caghè sui mezzi che non sono comunale, cioè come quelli. No, in realtà nella realtà per fortuna non c'è nessuno che fa queste cagatine qui. Però so che c'è gente che su farming si compra i mezzi e se li fa tutti arancioni. Così, perché fa figo, è come quello che toglie la neve per la strada. Yeah! Nope. Non mi garba l'idea. Allora, non so chi è che mi aveva proposto il 9. 106.000, ma no, però. Cioè. Nah, non me la sento di comprare il 9 perché è un po' strano. Preferisco andare su. No, Felix, non la leggo questa, mi dispiace. Ah, qua ci sono i campi 7-8 che vi volevo far vedere. Che sono i due che volevo comprare adesso come prossimi. È una bestemmia fare l'arancione in Valtra. Ecco, bene. Sono l'8 questo, che potremmo anche fare, in effetti. E il 7 ancora più figo che questo qua. Mi sembrano carini. Allora, vediamo un attimo. Qua sta andando avanti, sì. Qua dobbiamo svuotare. Perché? Ah, perché è soia, giusto, è per quello che produce così poco. Ah, mio padre ci ha lavorato 3 anni a Cuneo. Ah, cosa faceva? Perfetto. Agro, fai le missioni nel campo davanti alle pecore. Ah, giusto, c'è un campo vicino alle pecore. Tra l'altro le pecore dove... Ah, ma sono qua vicino. E campo 11 potrebbe anche essere interessante. Perché, beh no, però non me la sento di far tutto quel campo ad erba. Dobbiamo scegliere, ragazzi, datemi una mano insieme. Che campo fare poi ad erba, seminarlo. Perché mi servirà, appunto. Devo impostare, ragazzi, per favore, tipo anche te, Samuele. Tutto molto bello, ma evita di far... Ecco, e poi di nuovo... ragazzi, lo so che c'è il bug per andare veloci. Ne abbiamo parlato tutta la live. Tutte le live ne parliamo. Sotto nei commenti me lo dite tutte le volte. Ma l'aeroporto di Malpensa è fatto per gente maliziosa? Esatto, esatto. Ragazzi, qua ci vorrebbe solo più Giuliano. Manca solo Giuliano. Campo 7, mi dicono. Oh, grazie Sbaffo. Buon fine anno anche a te. La conosci la Alstom? Riparano i treni. Non li riparano solo, se non sbaglio. Li progettano anche. La conosco. E non è proprio... Pare sia o Savigliano o Saluzzo. Adesso non ricordo. Perché stanno di qua? Ah, perché volevo vedere il campo 11. Mi pare sia o Savigliano o Saluzzo. Sì, comunque provincia di Cuneo. Andiamo qua al campo. Qua è Raffano. Ah no, forse Soia. Quanto costa? Costicchia, eh. Agora, il nuovo motore cervello per l'Activa prende più pali della Nappi. Non ho capito. Li fanno, sono quelli che fanno Ital. Ah, ecco. Sì, infatti, ma oltre a Ital mi pare anche tipo TGV, queste cose qua sono un'azienda molto rinomata. Anche se avevo sentito qualche voce che, nonostante siano tra i leader, hanno avuto anche loro un po' di problemi per la crisi. Allora, aspettate, se volevo vedere un attimo la situazione per capire come dirigermi. Allora, qua lui sta andando avanti. Poi metteremo a seminare l'altro con Raffano. Perfetto, ok. Felix, no, per favore, no. Ma solo a me YouTube da 3 giorni che impazzisce. Nella sezione iscrizioni non mi dà tutti i video i nuovi video dei canali che mi sono iscritto. In realtà è sempre stato così. YouTube ti dà i video, non, se hai tante iscrizioni non ti sta dietro a tutte le iscrizioni, ti dà quelle che lui pensa che possano essere le più interessanti. L'ho notato anch'io. E poi ha sempre i soliti bug. Sei d'accordo con chi dice che l'aratura sia superflua e rovina il terreno? Allora, è vero che fare tutti gli anni aratura sempre profonda a lungo andare è una cagata, una gran cagata, perché fra tanti anni ci ritroveremo col non poter più fare, avere gli stessi ritmi di produzione con gli stessi costi di oggi.
Allo stesso tempo, ragazzi, ci vuole tanta pratica per imparare a fare bene agricoltura conservativa. Vabbè ragazzi, facciamo un attimo di pausa, noi ci rivediamo fra 5-6 minuti, no, anche meno, forse solo 3 o 4, perché ho bisogno di farmi una pausetta per riposarmi 3 secondi. Quindi nada, a tra poco, regà. Transizione. Ok, dovremmo riesserci. No ragazzi, non pensate a quello che ha detto Felix. La mia pausa è solo perché non ho fatto pranzo. Avevo una fame che mi stava salendo in maniera pazzesca. Ma ora ci risiamo. Ok. Allora, andiamo a scaricare. Perfetto. Tac. Ok, mi sei mancato tantissimo. Faccio questo effetto, me lo dicono in tante. LOL. Allora, cos'è che dobbiamo andare? Ah, laggiù c'è ancora della soia. Per il discorso mod per Italian Farm, ho visto che hanno rilasciato un pezzo del... Calma. Agro. O guidi o leggi. Non o guidi o bevi. O guidi o leggi. Per il discorso mod per Italian Farm, ho visto che hanno rilasciato un pezzo della serie Nastro Oro, che sono carini e si possono modificare selezionando l'opzione trazione semplice, doppia trazione e pneumatici larghi. Carino. Ma tanto penso che poi quando inizierò la serie farò un post dove tutti mi potrete consigliare. E nada. Ah ragazzi, avete qualche idea per il video di Capodanno? Perché vi spiego, non ho il tempo per fare un best of, penso. Però magari un vlog, qualcosina del genere, potremmo farlo. Quindi non lo so, se avete qualche idea lo leggo in chat i vostri suggerimenti. Ok, mo. Dopo che Gromadani ha mangiato, mandiamo il Fend a seminare. Ah ragazzi, prima mentre eravamo in pausa, EDF ci ha detto che è uscito un nuovo video sul suo canale, che tra l'altro voglio andare a vedere perché parla, mi pare che ha detto prima, parla delle differenze tra concimare, fertilizzare una, due, tre volte, come funzionano le varie percentuali, queste cose qua. Allora, quando esce United Farmer, o come si chiama, è bellissima, come se l'avevo trattata come una serie fail. Allora, esce ogni 2 settimane il venerdì, per voi. Per noi invece la registriamo un altro giorno, ma questo non vi interessa, non vi interessa. Aspettate che mi è arrivata una... Nada. Abbiamo Iron Farmer che ha scritto sull'evento Facebook che non riesce a loggarsi per commentare. Fai una lista dei commenti più stupidi dell'anno. Dovrei cercarli. Un video dove racconti la tua esperienza del 2006. Ecco, quella parte penso che la farò, ma che ne so, tiene 2-3 minuti, nulla di che. No, no, basta, Felix, tu e le tue freddure. Agro, hai visto il nuovo trailer di Cattle Crops? Sì. Scoppio petardi e bombe C4. Sì, decisamente, certo. Ricaricherai la live su YouTube, Agro? Sì, 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 sì. Penso interamente questa volta. A parte le pause in mezzo, però per il resto penso che la ricaricherò integralmente. Ok. Giriamo. Facci vedere la tua postazione, quello è un video a parte, non ho proprio il tempo entro sabato di registrarlo. Vai di Sovescio, sì ragazzi, ormai Sovescio state of mind. Nick 3, per fare le live usa 2 connessioni, una per giocare in multi e l'altra per streamare. Anche Giuliano aveva provato a far così e andavano a bestia, cioè streamava a 1080p in 60fps. Il fatto è che io ne ho una e quell'unica lì fa abbastanza cagare. Quindi nada. Poi lui se lo può permettere perché immagino che con i numeri che ha il suo lavoro sia YouTube ormai, o se non il lavoro comunque una parte sostanziale del suo reddito. Io invece essendo studente e guadagnando poco, perché cioè non chiamalo guadagnare, a momenti non rientro neanche nelle spese per il canale,
Io farei il campo 11 che è attaccato per l'erba. Ma il campo 11 l'abbiamo visto prima, ragazzi, ma è gigantesco. Farlo tutto ad erba mi dispiace, guardate che roba. Mi ci vedrei molto meglio tipo il campo 15, che tanto poi possiamo fare più tagli, quindi o il 15 o l'8. Noi non è un problema, se tanto ci serve poca erba per adesso. Perfetto. Ah, leggiamo un attimo in chat. Agro fa la vittima. La vittima di cosa? LOL. Siccome nel gioco non ci sono John Deere, non potresti aggiungerne uno o due? Allora, solito discorso del cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo già di base nel gioco. Quindi per adesso no. Nelle altre serie sì, Italian Farm di sicuro. Idem per il rotante. Se noi adesso stiamo facendo una serie che cerca più o meno, adesso all'inizio è difficile, ma cerca di essere americana. In America gli RPC rotanti non li utilizzano, utilizzano molto attrezzi passivi. Allora, Creedany mi chiede che PC ho. Allora, ho un assemblato, le specifiche le trovi nella descrizione del mio canale YouTube. Comunque, per farla breve, sotto un i7-4770K, GTX 780 DCU2 versione overclocked, alimentatore della Corsair da 860 watt, scheda madre Asus Maximus Z97, 16 GB di RAM a 1866 della Corsair Vengeance Pro. E poi per lo storage ho un hard disk da 2 tera, un paio di hard disk esterni e un SSD da 250 GB. Allora, scusatemi, so che maleducazione, ma non ce la facevo più. Allora, Agro, io no, mi è scomparso. Me lo riscrivi, per favore, perché è passato ormai il tuo messaggio, il postino. Per fine anno potresti fare un funny moments dove in una partita con gli altri youtubers fate qualcosa di stupido, tipo Demolition Derby, cose così. È ormai difficile organizzarla, perché voi immaginate che noi partiamo 2 settimane prima ad organizzarci la registrazione di 2 settimane dopo e non ci siamo mai tutti. Figuratevi se io adesso me ne esco con "ah, per domani dovremmo registrare questo video qua perché sabato devo caricarlo". Too late, too late. Se dovessi essere realista, in America non fanno neanche più tanta aratura, praticamente solo coltivatura con enormi mezzi. Sì, è vero. Se non fosse che me lo chiede il gioco, non la farei, anche perché è una rottura. La serie con Giuliano su FS11. Ah, giusto, è vero. È vero. Vediamo un po'. Sentirò Giuliano. Potrebbe essere quello un bel video. Dobbiamo ancora fare tipo Demolition Derby con lui. Valtra duro contro il muro. Così, completamente a caso. Allora, cos'è già che dobbiamo fare? Qua sta andando avanti. Io direi che dopo possiamo farci qualche viaggetto, ragazzi, se vi sta bene. Andiamo a vendere un po' di roba intorno. Allora, il postino. Agro, ho un Summer Fortis da 190 cavalli, un T6 da 163 e un Fender 313 da 138 cavalli. Come prossimo trattore, cosa mi consigli? Andiamo a vedere, ma mi pare che... Beh, allora, penso che se vuoi aumentare la potenza in farm, cioè mano a mano crescere, io andrei o su un 724 o su un Valtra T. Ah no, però c'è il... Oh, forse sai cosa? Massey Ferguson serie 7000. Andrei su una cosa del genere io. Perché comunque puoi prenderti anche la versione da... Scegli tu quale ti aggrada di più. Cioè, volendo potresti anche andare già su 280 cavalli, ma con un 240 direi che è un buono, una buona crescita. Ah, lo sai che Salvini non usa il dizionario solo perché si chiama Zingarelli? LOL, questa è carina. Agro, se collego il volante posso usare anche la tastiera? Sì, se è una domanda sì, Lele. Agro, che stai mangiando di buono?
più o meno, cioè buono più o meno, sono dei frollini. Prima cosa che ho trovato di là. Mi sarei anche cucinato qualcosa, ma sapete com'è. Faccio 3 minuti di pausa e già la gente qua: oh, cosa succede? Andiamo via. No, pubblicità di merda. Oh. Figuratevi se mi metto a cucinare. Oh, Mattia Salvador. No, scusa, penso che te l'abbiamo già fatta in tantissimi questa battuta. No. Scusa, mi pento di quello che ti ho detto. Fermati. Brava. Scarico solo un attimo al volo così. Ma perché la macchina si mette in moto e la moto non si mette in macchina? Non lo so. Ma che trattori avevi? Riferito a cosa, Ritz? Friul Mandi. Cucina in diretta, no. Si usa Agro, si usa la chat. Perché visto il mio ultimo video c'è un intoppo grafico. Ok. Credo sia un problema di YouTube che mi svergola alcune cose. Sì, oggi è decisamente incasinato YouTube. Agro, cosa mi consigli? Cannolo siciliano o bignè al cioccolato? Beh, tra i bignè, anche se sono piemontese, noi abbiamo piemontesi abbiamo la cultura delle bignole, che più sono piccole e curate, più sono roba così. Però ti consiglio il cannolo tutta la vita, fra un bignè al cioccolato e quello. Quando sono triste gioco alla PlayStation perché mi consola. No, perché mi consola. Oh mio Dio! No, che battuta brutta. Nella tua azienda che avevi nella... Io non ho un... Non avevo un'azienda nella realtà. Mio nonno aveva un trattore e lo faceva, diciamo, come una volta come secondo lavoro, poi è andato in pensione come, diciamo, quasi passione, queste cose qua. È semplicemente un Fiat 480. Li mangiano insieme. Buona scelta, saggia scelta. Sì, ragazzi, comunque oggi YouTube è decisamente birichino. Agro, perché non fai il campo 18 d'erba? Vediamo il 18 com'è. 18, dov'è il 18? 17 lì. Ah, anche. No, se non sapete cosa stavo pensando, facciamo il 16. Che è quello che c'ha una forma schifosissima. Ma tanto è la parte che... È la lavorazione che non ce ne frega nulla, no? È perché... La fienagione tanto non la possiamo automatizzare. Potevi fartelo regalare, il trattore. Un trattore... Non so te che regali fanno, ma... Casa mia... Cioè, non mi regalano la macchina, figurati se mi regalano il trattore. Tranquillo, Agro, mi sono fatto una stagione di lavoro dove per chiamarmi cantavano. Lol. Agro, ti piacciono gli Agriful? Sì, anche se preferisco il colore originale Fiat Agri. Cioè, boh. Un po' di distrazione con Agro mentre si fa latino. Bene. Fa bene, lol, decisamente. Io latino non l'ho mai fatto e non mi incuriosisce più di tanto. Cioè, mi incuriosiscono materie tipo psicologia, filosofia, queste cose qua. Ma latino, proprio. Ma. Si può anche automatizzare. Cioè, si può mettere il pilota automatico anche per tagliare l'erba, lol. Davvero? Agro, potresti fare un video dove fai scherzi telefonici? Ma chi li faccio? Cioè, caso. Cioè, non sono quel tipo di youtuber io dove... OMG, scherzo finito malissimo! Perché una volta c'era, allora, c'è stata la moda dei prank, poi moda delle challenge, e poi quelli che facevano prank si sono voluti riprendere, quindi hanno fatto i prank che sono finiti malissimo. Ah, con la barba proprio non ti dona. What the fuck? No, decisamente sì, in realtà. Adesso è poco curata, quello sì. No, decisamente. Scherzo epico Giuliano finito malissimo. Mi sono perso tutta la live. No, peccato Costantino. Vabbè, tanto poi te la rivedi su YouTube. In queste feste si può automatizzare la fienagione. Davvero? Allora. Mo. Non mi pare che ci sia più nulla da trebbiare, quindi questa la posiamo qui. Ma il latino è una materia che si impara in fretta, perché se fosse chiamato lattone non lo faceva nessuno. Questa era brutta, Felix, anche difficile da capire. Agro, puoi scaricarla direttamente con il condotto nel silos. Davvero? Figata, non ci avevo pensato.
Acro, non ascoltare queste persone false che dicono che sei brutto. È pieno di persone false. Pulizia contatti. Allora, adesso facciamo un'inversione. Facciamo una cosa che non si dovrebbe fare. Don't try this at home, ragazzi. Proviamo a tirare avanti l'erce. Ma sbaglio, Gamer aveva fatto uno scherzo telefonico a te? Allora, quello scherzo telefonico non è in realtà uno scherzo telefonico, nel senso che lui ha tagliato la parte in cui lo sgamavo. Cioè, io quando ho tirato su lo sapevo già che mi stava trollando, perché nella parte prima, per chi l'ha visto quel video lì, nella parte prima aveva già fatto qualche errore, gli avevo già fatto qualche domanda, avevo già capito che mi stava trollando, e oltre al fatto che me lo aspettavo. So che lui ha tagliato la parte in cui gli dico bene in faccia che ehi, lo so che mi stai cercando di fare uno scherzo, e quindi nada. Cosa mi sono perso, Agro? Missioni, andati avanti, parlato, gente sotto le scrivanie, queste cose qua. Sotto il porticato di Teramo. What the fuck? Proviamo, ragazzi, secondo me esplode. Vediamo, più che altro voglio poi vederlo in salita. 10 km orari, non mi ricordo quanto facesse prima, ma dopo lo vediamo in salita. Compra un bel Fender 900 bar e doppia ruota. Prima o poi lo compreremo, ma non è ancora giunto il momento. Allora, tac. Adesso andiamo a svuotare questo. E poi ci diamo ai pazzi. Anzi, alle pazze vendite. Anzi, potremmo già portare direttamente la soia. Da te nevica ancora? No, a me ha nevicato quei giorni lì che avevo postato la foto su Instagram e basta. Allora, giriamo. No, riempimi. Riempimi tutta. Ok. Agro, te segui a Medo Preziosi? Ma all'inizio, adesso non mi fa più tanto ridere. Quelle, nel massi hai la velocità bassa, ma è impostata? Ah, forse è vero, c'hai ragione. Adesso guardiamo, C'ha ragione, penso. Meno male che ci siete voi in live. Vedete, è bello giocare in live perché si scoprono queste cose qua. Gnocca al volante, pericolo costante? No. Me in Romania sì, nevica ancora un po'. Ah già, che tu sei quello Romania. Ma no, qua in... Nope. Allora, proviamo a tirarlo su al massimo. Perfetto. Vediamo adesso come va. Come la va. Sempre 10 all'ora. 11. Vabbè, dai. Ma eri in Sicilia? Sì, 2 mesi fa. Adesso sto caricando le foto solo adesso perché... sono tutte foto che ho scattato con la Reflex, ma che dovevo editare al computer. E quando sono tornato subito su dalla Sicilia non avevo il computer, quindi... ah, prima devo vedere dove andarla a vendere. Poi dopo rispondo ancora a tutte le domande in chat. Allora, questa è soia. La soia ci conviene venderla. Goldcrest Pacific Grain. Ok, vediamo un attimo. Goldcrest Pacific Grain è di là. Quindi dobbiamo tornare di là. Agro, consiglio Agro, non raghinare con il nastro trasportatore. Io l'ho fatto, di solito facevo 2 carri. Quella volta il 60% di un carro perdonami per messaggio. Non ho capito. No, messaggio contorto seriamente. Non ho capito. Agro, a che ora finisce la live? Non lo so. Penso quando finiamo di trasportare tutta la roba che abbiamo nei silos e poi ci salutiamo. Agro, sai qual è la differenza tra una lavatrice e un pugile? La lavatrice lava e il pugile stende. Ah, adesso l'ho capita, lol. Agro, usi il Fend, per favorite. No, queste battute, basta. Agro, sai cosa fa un contadino che corre avanti e indietro per i campi? Semina il panico, ecco. Io una volta l'ho detto a un professore. Cioè, è stata carina come situazione. Cioè, fa Barbano, ma questa barba da talebano ce la tagliamo? E io gli faccio: ma è prof che adesso dopo la maturità prova a inviare il curriculum all'ISIS. Perito agrario ci propone per seminare il panico. Si è messo a ridere anche il prof. È stata carina come scena.
Oh no, devo salire qua. Oh, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Ah, dovremmo anche passare dal... Vabbè, se poi passiamo dallo shop con il Valtra, devo fare una cosa che ho già annunciato. Cioè, c'è negli episodi che dovete ancora vedere di Pro Farming. L'avevo già detta che la facevo. La faremo. Qual è l'animale che va di più in bagno? La B. Basta queste battute, basta. Lel, tocco lui, lui tocco lei. Che storia toccante. Ragazzi, qualcuno si dovrebbe mettere qua, le trascrive tutte e facciamo un libro. Anzi no, io ci avevo pensato, in realtà è una cosa che non sono mai riuscito a fare d'estate, avevo pensato di fare il diario agromoderni, no? Con foto di agricoltura reale, farming, e poi mettere le battute nel fondo, tipo l'angolo delle battute di Giuliano, e mettere tutte ste freddure qua, che proprio scuola zoo mi fai un baffo. Cefalodonte sloveno, lol. Ok, mo. Ah, qua, ah, stavo dicendo, quello sembra il mio pick up. Beh, d'altronde è barba, talebano, barbano, no? Oddio, non ci avevo mai pensato, Edo. Una coppia non si vede da tempo, devono cambiare gli occhiali. Ragazzi, basta adesso. Io adesso non leggo più i commenti e vediamo. Vediamo. Tac. Tra l'altro da qua, un'ora e mezza già, ragazzi, eh. Facciamo la tagliata magica. Dai, tagliata magica sia. Che poi la tagliata è un'altra cosa, però. Wow! No, speravo di averlo evitato invece. E mo? Bravo, agromoderni, bravo. Sei proprio un grande quando fai così. Sei proprio un grande quando sei in mutande. Vediamo. Allora, proviamo a girare così. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vedi a fare i tagli. Eh sì. Prendere le scurce. Non so se è solo una cosa cuneese, cioè piemontese, oppure anche voi dite scurce. Dov'è il appunto, stavo dicendo, dov'è il bot? Non ti ha salvato il postino. LOL. Sei proprio legato all'ISIS, fai stragi buttandosi dalle montagne. Esatto. Il problema è che al massimo attacco con un albero che neanche si sradica, neanche si abbatte. Su Italian Farmer ci verrà anche F. Marco. No, perché ragazzi, la questione F. Marco è stata, abbiamo chiesto F. Marco a El Terror, a quelli del loro staff, cioè i più grandi, non è che c'è tipo Android e Boldir che hanno pochi iscritti, non siamo andati a chiedere, però tipo El Terror, F. Marco, abbiamo chiesto, hanno detto no, non siamo interessati. Va bene, fine. Noi ci teniamo il nostro killerone e il nostro Alex Farmer stretti stretti. Ma io devo caricare. Inutile che mi metto di qua. Comunque non penso che lo... Cioè, a meno che non cambi idea, non penso che lo vedrete mai, FMA. Cioè, dovete essere voi a convincerlo a venire a registrare. Allora, frumento. Abbiamo un sacco di frumento, quindi andiamo a vendere anche il frumento. Ma un parco macchine Fender è molto vario di modelli. Grazie. Grazie per queste grandi battute. Allora, andiamo a vedere un attimo dove ci conviene vendere. Frumento. Prezzo più alto, 6,84. Bene, per chi mi aveva chiesto di usare il treno, andiamo a vendere. Andiamo a vendere, andiamo a vendere. Agro, mi sono fatto regalare il libro delle fotografie di Steve McCurry. Te, cosa ne pensi del libro? Ce l'ho qua. Ma penso che tu... Lo abbia visto anche dal mio Instagram, però ce l'ho qua. L'ho iniziato, cioè non ho ancora iniziato, perché non l'ho solo sfogliato, ma mi sembra una gran figata, cioè wow. Solo che costa un sacco. Io ho sfruttato il bonus per la cultura, dato che sono un diciottenne, quest'anno abbiamo il bonus per la cultura. Però altrimenti 57 euro per un libro, ammazza, cioè. Invitate Nick 3. Ma ci abbiamo pensato. Il discorso è che lui in realtà non è uno youtuber di farming. Lui è uno youtuber in generale, un gamer che fa anche farming. Non lo so. Il discorso è quello. Siamo un po' lì lì. So che è brutto dire siamo una serie unita degli youtuber e poi alla fine non invitiamo, non siamo così uniti. Però non lo so, adesso vediamo. Anche perché c'è gente che
adesso riporto solo, non, però c'è gente che si è lamentata, cioè si diceva che secondo lei non andrebbe bene invitare Nick 3 perché è uno che non conosce bene l'agricoltura. Non ho ben capito, penso che ormai dopo tutto quello che ha giocato su Farming. Però oggi mi è capitato, non so se c'è anche in live, qualcuno di voi in, nei commenti, tipo mi ha scritto in descrizione c'è scritto che questa è la serie con più episodi di tutta YouTube Italia, ma lo sai che prova ad andare a vedere Nick 3 quanti episodi ha e poi vediamo, lol. Vorrei solo ricordare che questa è la settima stagione di Pro Farming, ma ce ne sono altre 6 e che penso che ormai abbiamo già superato i 300 episodi o ci siamo vicini, quindi nada, era solo per mettere i paletti, per mettere i paletti. Biscotto tattico nel frattempo, ci vorrebbe. Andiamo a prendere ancora l'altro frumento. Mago, le missioni nei campi grandi, il voto è più alto. L'abbiamo fatta all'inizio, Delkfag, tu forse non c'eri. Solo che abbiamo trebbiato per 40 minuti e poi ci siamo anche un po' rotti. Pam, 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 pam. Agro, la cotoletta prima di essere una cotoletta era cotoscritta e poi è diventata cotostampata? Lol. Ecco, Samuele rompe il ghiaccio con un bello shish. Nick 3 non sa neanche la differenza tra mititrebbe e trattore. No vabbè, non siete così cattivi. Agro, leggi il commento di prima, ho già letto. Lo sai? No, basta, basta. Io il Felix, mi dispiace, ma i tuoi commenti non li leggo più. Perfetto. No. Minecraft Eater in confronto a Pro Farming non è nulla. Sicuro, sicuro. Allora, adesso giriamo. Perfetto. No, Minecraft Eater ha un sacco di episodi e è più che altro anche un filo conduttore. E ha poche stagioni. Cosa sono? Siamo alla terza stagione adesso. Io invece alla settima. E poi Minecraft Eater è iniziato da prima di Pro Farming, decisamente da prima. No, no, si chiama Nick 3, ma si chiama Nicke. Non ho capito. Si legge Nicke, sì, lo so che si legge Nicke. Ma ragazzi, adesso non mettetevi a fare, mi dispiace aver toccato l'argomento, ma qualcuno di voi l'aveva proposto. Non mettetevi a fare faide. No, è bravo, no, fa schifo. No, è bravo, no, fa schifo. Chi lo vuole seguire, lo segue. Se ha così tanti iscritti vuol dire che piace, fine. Semplicemente. Ci sarà un motivo se io ho 13.000 iscritti e lui ne ha 100 e passa 1.000. Wow. Ok, allora, vediamo solo un attimo se c'è ancora qualcos'altro da vendere. Girasoli, girasoli prezzo più alto, 1.003 qui, Mary's Farm, quindi non serve il treno. Mais, prezzo più alto, 627, Maple Field, ok, quindi portiamo anche il mais e ce n'è un bel po'. Ah, conosci Luke 4316, non di persona, ma si so chi è. So chi è lo youtuber. Per un certo periodo l'ho seguito anch'io, ma tipo quando facevo le medie, secondo, quando lui aveva avuto il suo piccolo boom, perché adesso non lo so, mi sembra che non si sia mai adattato all'evoluzione di YouTube. Mi sembra che sia sempre rimasto su, era i video che fa, sono video che forse una volta andavano tanto, adesso non me lo vedo molto, però questa critica mia è poi per carità anche lui successi, numeri altissimi, quindi io in teoria non dovrei parlare, ma neanche voi, che probabilmente al massimo avete 20 iscritti. No, probabilmente tra di voi c'è anche qualcuno che ha il canale, però noi non dovremmo parlare in realtà di questi grandi youtuber, perché se sono arrivati a quei risultati vuol dire che c'è stato qualcuno a cui piacevano, e ognuno si fa il canale come più gli piace, diciamo. Nick 3 si dice Nick, sì ragazzi, ok, per ora basta. Guida in prima persona, ah giusto, adesso guidiamo anche un po' in prima persona. Tac, andiamo a vedere solo mentre lui riempie. Sono stupido, cioè prima parlo di realisticità e poi non riesco neanche a riempire un carro. In prima persona sarebbe più facile. Ecco qua. Parapapapam.
Allora, aspettate, adesso fra un po' torno a leggere i commenti. Volevo solo fare un giro, vedere che i nostri... Infatti, qua per esempio dobbiamo andare avanti. Cos'altro avevo già con... Ah, avevo arpicato il campo di là gigantesco, perfetto. Ah, ecco, Spastic mi sembra che abbia fatto un buon commento. Non serve a niente che continuate con sta storia. Ci sono vari modi di giocare a farming. Ovviamente c'è chi simula perché ne sa molto e gli piace. Altri come giocano come arcade. Sì, io l'ho sempre detto. Cioè, tipo, prendete me che gioco su Euro Truck. Io non so un beep di camion e gioco, non rispetto i limiti. Anzi, i primi episodi mi schiantavo sempre, queste cose qua. E probabilmente, come è successo, se voi vi andate a vedere i commenti del mio primo episodio su Dirt Rally, io era da tanto che non giocavo a un gioco così... Cioè, proprio un simulatore di corse così. Ho fatto schifo e molti, tipo, nei commenti si sono lamentati. Ma è normale, è normale. Cioè, si sono lamentati. Perché loro vedevano Dirt Rally come un gioco in cui si simula. Io invece lo giocavo più come un arcade. Idem per Euro Truck. Quindi, ragionissima Spastic. Cioè, ognuno ha il suo modo di giocare farming. Probabilmente se voi state guardando me, è perché voi siete più abituati a un discorso di simulazione. Cioè, prendete per esempio anche... Prima abbiamo parlato di Luke 4016. Ho scoperto ieri che anche lui sta facendo una serie su Farming Simulator. Immagino che... Sì, magari qualcosa sa, perché essendo così tipo un quarantenne, Luke, essendo un quarantenne, magari qualcosa hai già sentito di agricoltura. Però... Ma di Farming Italia non si sa più niente... Cioè, si sa solo che non c'è tempo. Cioè, io non ho tempo per il canale, figuriamoci per Farming Italia. Ah, secondo te che Ten Crops sarà pesante? Allora, tu conta che quello che... il video che è stato fatto, e non c'era lag, è stato fatto con una, tra virgolette, banale GTX 970. Ed era al massimo della qualità. Quindi penso che no. No, anche perché so che... Chi lo sta sviluppando so che è gente che ci sta molto attento a questo discorso qua. Se guardate tutte le mod che sono state fatte per farming, di chi sta lavorando al 2000 e... scusate, a Kettle & Crops, sono tutte mod che non fanno me laggare, hanno un sistema di anti-lag molto complesso. Agor, continuerai la serie Back to FS11? No. Penso che ormai passerò a Back to FS13, se la farò, ma non lo so. Agro, parla un po' di Kettle & Crops, visto che non esce il video informativo. Ma semplicemente, allora, ho visto che... Beh, mi piace un sacco il sistema dell'intelligenza artificiale. Non ne abbiamo ancora parlato, ma è uscito tanto tempo fa un video molto molto figo. Cioè, per chi non lo sapesse, in Kettle & Crops si potrà dire... Si assumeranno degli operai, e c'è tutto un percorso per cui gli operai imparano, fanno anche loro esperienza. Devi mantenere un buon rapporto di personalità con i tuoi operai. E poi gli operai gli puoi dire: ok, prendimi questo carro e fai quel campo lì, vai a quel campo lì, scarica la trebbia, poi torna, vai a scaricare. Gli puoi dire che percorso fare, e in più hai anche tutto il trasferimento dei mezzi, nel senso che se io gli dico: ok, tu operaio, vai a fare, che ne so, ad erpicare in quel campo là, lui parte, si attacca l'attrezzo da solo, del tuo mezzo, si attacca l'attrezzo, si fa la strada e se ne va lì. Oppure due operai si incontrano sulla strada, su una stradina stretta, in cui può passarne solo uno alla volta, uno dei due da solo si mette sul lato, perché si è aperto ok Google, uno dei due si mette sul lato, sulla banchina, e lascia passare l'altro. Tutto automatizzato, è una cosa veramente veramente figa, ma non vi voglio rovinare nulla, ne riparliamo poi bene più avanti. Agro, io ho donato 100 euro e Kettle & Crops lo sto aspettando, sembra veramente fatto. 100 euro, caspita, complimenti. No, io ho fatto, non mi ricordo cos'era, tipo 30 euro, il pacchetto, quello diciamo semi-basic, quello con l'early access e quant'altro. Aprile-marzo, sì esatto, più o meno uscirà aprile-marzo. Ma il cosplay che è uscito è creato dagli sviluppatori originali. Quello degli sviluppatori originali è quello che trovate su GitHub. Quello che trovate sugli altri siti, se non sbaglio, invece è gente a caso che si è messa lì, l'ha convertito, ma è abbastanza buggato, da quel che ho capito. Aspettate, come una specie di cosplay l'intelligenza artificiale. Sì, ma la differenza è che non dovrei registrare i percorsi. C'è già tutto di base. Questo non so come avrà effetto sui modder, nel senso che penso che tutti i modder dovranno insegnare, cioè inserire una rete stradale perché per far sì che funzioni. Però comunque è una gran figata. Agro, quanto costa il tuo computer? All'epoca, cioè 2 anni fa, 3 anni fa, tutte le componenti le avevo pagate 1500-1600 euro. Il computer solo.
poi monitor e periferica a parte. LOL, perché Costantino è stato... Non ho visto cosa è successo. Creatore ufficiale del cosplay è uno sviluppatore di Secret and Crop. Sì, esatto. Gli sviluppatori, perché mi pare che siano due. Sono nel team comunque di Cattle and Crops, come anche Upside Down, che è quello che sta facendo tutte le mod strafighe che stanno uscendo adesso. Agro, fumi? Hai mai fumato? No, aspetta, non ho capito. Agro, fumi? L'hai mai fumato? What the fuck? Ops. No, io non fumo, comunque. Cioè, mi è capitato un paio di volte di provare, ma tipo fumo solo... Mi è capitato di fumare un paio di volte, ma solo se... Li possono, magari ho anche bevuto un po' e ho la ciucca triste o queste cose qua, ma non mi piace perché non ci trovo nulla di che. Cioè, per me è come farsi del male. Mentre io, che ne so, tipo molti mi dicono dovresti bere me. Poi in realtà io non è che bevo chissà quanto. Bevo cose varie, quello sì, ma molti mi dicono dovresti bere meno. Il fatto è che io tratto il bere come il cibo. Cioè, non mi vado a prendere, non sono uno di quelli che va in discoteca e... Wow, vodka Red Bull, perché yeah, facciamo i pazzerelli e ubriachiamoci. No, mi piace bere cose buone, lo tratto come il cibo. Cioè, io voglio prendere qualcosa che mi piace mangiare e lo posso assaporare. E però, per esempio, appunto, quella cosa lì mi piace, anche se so che fa male esagerare. Mentre invece il fumo proprio non riesco a capirlo. Non lo so, forse è una fortuna. Risparmi i soldi per il canale. No, in realtà penso che mi pago tipo Netflix con i soldi che risparmio dal fumo. No, Agro, io ci sono ancora, non mi è successo nulla. A cosa costa? Ma ho visto un time out allora, è qualcun altro allora che è stato... Ah no, ok, è Agritech che per sbaglio ha... ok, niente. Ah, comunque per voi moderatori, se volete potete anche solo scrivere chiocciola e vi fa, cioè per tutti, se scrivete chiocciola vi dà già i suggerimenti, iniziate a scrivere le prime iniziali del nome e vi... E in pratica vi già vi dà la compilazione automatica. Ah, ma il furgoncino si può modificare? Sì, sì, si può modificare, però lo... Sono tutte cose che in realtà mi dispiace perché l'ho già dette negli episodi che vedrete nei prossimi giorni. Comunque non sto qui a perdere tempo, cioè a perdere soldi a modificarlo, a modificarlo, perché semplicemente prima o poi dovremo cambiarlo con il TT, che è la versione più aggiornata, e quindi preferisco modificare quello. Ok. Oh, ho visto tipo per una frazione di secondo qualcosa in maiuscolo e poi puh, Degfag. Non mi dispiace. Ok, carichiamo il treno. Però devo prendere... Aspettate che lo andiamo a prendere a piedi. Come diceva Ciccio Gamer, pigliato. Allora, tac. Ah, per quanto riguarda Cattle and Crops, ho visto che Constantine chiede se c'è una versione per console. Allora, la storia è questa. Si inizierà con una versione Windows, Linux e... il treno dove è già? Ah, di qua. Windows, Linux e... Mac. Dopodiché, in base a quanti soldi si saranno raccolti in... Cioè, in base a quanti soldi, io non ho idea, parlava di quanti soldi si sono raccolti con la campagna Kickstarter, e in base anche al successo della versione per PC si passerà anche per PlayStation, forse. Xbox mi pare che non l'hanno nominata. Beh, se c'è traffico, una rete statale nelle mappe è già inserita, poi non so bene per quanto riguarda Cattle and Crops. Non proprio, nel senso che comunque il traffico, ok, giro così, ma come fai tu... a sapere, tu tizio intelligenza artificiale, a sapere che per andare in quel campo lì devi passare da lì, oppure che io ti dico che tu devi passare da lì, o comunque che calcoli che mi conviene passare di là. Cioè è complicata come cosa, fattibile ma molto complicata. È figo il fango, cosa ne pensi, Agro? Sì, che mi piace il dirt in farming. O anche in Cattle and Crops, anche il Cattle and Crops è molto molto figo. Penso che tu ti riferissi a quello, ci ho pensato dopo. Ci sono arrivato dopo. Ok ragazzi, adesso ipervendita perché abbiamo un sacco di litri sia di... cos'è? Frumento? No! Sì, abbiamo frumento e mais da caricare. Allora, prima carico questo. Carichiamo mais in quello dietro. No, non lo sta caricando in quello davanti. Che stupido. Uffa.
Dimmi che là dietro posso ancora caricare. Spero di non dover fare due giri. Ah, guardate, il prima del video di oggi l'hai già mandato in onda. No, alla fine non l'ho mandato in onda perché ho deciso che ve la vedrete poi con calma domani. Ah, mi è crashato il computer. No, un postino, poverino. Sai qualcosa sulla, sulla Terra Italica? No, avevo parlato con Killer, una parte che vi ho tagliato nell'episodio di United Italian Farmer, e mi aveva semplicemente detto che ci stanno lavorando, anche se non si sa ancora. Mi sa che si posso caricare solo una coltura alla volta. Indietro, proviamo qua. Scusate, ma... No, non me lo lascio caricare. Comunque, stavo dicendo che semplicemente ci stanno lavorando. Non si sa ancora molto, ma stanno lavorando. No, intendo il fango che nel campo, che nell'ultimo log hanno fatto vedere. Sì, 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 sì. Ho visto Agile, avevo capito. Agro, guarda la tua destra. Una domanda, what the fuck. Agro, cosa manca in farming che tu richiedi importante? A me piacerebbe un damage modo realistica. Tirerei in ballo il solito real terrain, terreno dinamico. Intanto lo so che vi annoiate sentire parlare tutto il tempo di quella roba lì. Quindi un'altra cosa che manca, secondo me, è appunto l'intelligenza artificiale. O comunque sviluppare un po' il fatto che ci possano essere altre aziende. Perché mi rode un pochino il fatto che sì, adesso posso andare a lavorare per gli altri, ma non vedo altri mezzi girare per la mappa. Mentre invece forse per il nuovo Cattle and Crops dovrebbe essere così. Dov'è che potevo scaricare? Ok. Ok, scarichiamo adesso il mais. Non avrebbe senso se per esempio uno sbatte i multi per colpa dei lag vari, va in bancarotta. No, ma semplicemente, come abbiamo visto in questo farming, cosa hanno fatto? Hanno fatto queste bellissime tabelle qua, impostazioni generali, impostazioni di gioco. Fai, regolati tu come ti interessa di più. 29.000 con il mais, ok. Agro, hai tre rimorchi del treno, quindi puoi caricare qualsiasi vagone. No. E ho provato adesso, ma non mi lasciava il postino. Manca la luce negli interni mezzi. Sì, sì, quello è anche vero. Hanno anche implementato il bambino che sale nel mezzo. Allora, sta cosa l'ho detta io nel warm up, ma non sono sicuro. Cioè, secondo me è solo una cosa estetica. Ma la live non doveva finire alle 17, ma probabilmente finirà alle 17.30. Finiamo di vendere tutto e boh. Agro, fai venire tuo fratello. Penso sia uscito di casa. Puoi caricare più colture. Colture, ragazzi, mi raccomando. Io ogni tanto mi sbaglio, ma colture con la O. Se farete l'agraria o se avete fatto l'agraria lo saprete benissimo. Aspettate, adesso voglio solo un attimo riempire e poi torno a leggere i commenti. Carica, ok. Comunque vedete che adesso mi lascia caricare qui. Cioè, è solo mi carica una coltura alla volta. Il fatto che ci siano più scompartimenti, che io sappia, è solo perché puoi caricare in più punti. Agro, devi mettere il tubo della stazione sopra il vagone. Vabbè, tanto adesso ho solo una coltura. Allora, la butto lì, magari non c'entra nulla. Se guardiamo in GTA, quando si utilizzavano i taxi, si impostava nella mappa il punto d'arrivo e lui faceva le strade. Magari ha inserito una cosa simile. Pensi sia fattibile? Sì, sì, è più che fattibile una cosa del genere. Adesso devo ancora vedere, perché sono curioso di vedere se si attaccano i mezzi da soli, perché lì sarebbe ancora più complicato. Cioè, lui deve andare sì a trovare l'attrezzo e attaccarselo. Comunque, a parte quello, il fatto è che appunto stiamo parlando di GTA. Cioè, su un simulatore una cosa del genere... No, prima era in movimento. Ah, può anche essere. Boh. Vabbè ragazzi, tanto riproviamo un'altra live quando avremo qualcos'altro da portare. So cosa abbiamo sopra il frumento, no? Sì. Comunque ancora un ringraziamento, perché l'ho detto all'inizio ma ci tengo ancora a farlo adesso, a Ticon Cat, che è stato il primo donatore. No, vado lunghissimo. È stato il primo donatore del canale per quanto riguarda le live. Per chi fosse interessato, vabbè, potete farlo in qualsiasi momento. Se andate su Hitbox c'è
il link. Ma se le fate durante le live, avete la possibilità comunque, oltre che un ringraziamento in diretta, anche di scrivere un messaggio, leggerlo, vabbè, apparire in basso nella scritta che gira e ste cose qua. Vediamo. Ok, stop. Perfetto. I treni hanno la merda che scivola al posto dei treni. No, è reale. Mettila. Ora l'ho messa. Sei contento del postino? LOL. Allora, qua sta andando avanti. Qua quasi finito, quindi lo spostiamo. E poi dopodiché, cosa mancava ancora? Vendere forse i girasoli. Andiamo a vedere. Così poi ci salutiamo, perché è anche ora. Sì, i girasoli mancano. Che conviene vendere a Mary's Farm. Mary's Farm, che mi pare che sia di nuovo, che pillole, e di nuovo quella laggiù. Ah no, è di là. Bene. Ora possiamo permetterci di fare un'altra cosa. La live la ricaricherai su YouTube? Sì. Non domani, perché ci sono ancora... Oh. Cosa succede? Ok. Non domani, perché tocca ancora caricare due episodi prima di questo. E poi dopo di che sì. Vabbè, ciao Mattia Salvador. Samuele, please stop, altrimenti ti facciamo un time out. Allora, ci vuole uno che ti rompe i coglioni durante la live. Me, lol. Ce n'è sempre uno. Mi manca un po' il prosciutto, è da un po' che non si sente. Comunque fare le missioni senza GPS è un po' noioso. Farle nei campi grossi senza lo speed hack è ancora più noioso. Sai perché quel treno lo ringrazia sempre? Perché è un treno merci. Merci, è un treno merci. Lol. No, se ti metti a scrivere cose così a caso, dai, meno che non sia tipo cifrato. C'è qualcuno di voi che guarda qualche serie TV? Cioè, non serie TV, io intendo non le serie TV che vedete alla televisione, ma le serie TV, quelle da guardare, non so, per esempio su Netflix, in streaming, legale, Solo perché io stanotte ho avuto un piacevole incontro, cioè avevo finito... detta così sembra... ho finito l'episodio, sto guardando Shooter, che è una serie su un cecchino che c'è su Netflix, solo che esce un episodio a settimana. E niente, ieri l'ho visto e poi ho detto, ma cavolo, ma vorrei ancora guardarmi qualcosa. Vado su Netflix, ho trovato questa serie qua, Travelers, è molto molto figa, mi sono guardato 4 episodi di fila, sono andato a dormire alle 4 e mezza stanotte. Vediamo, Mac guarda Orange is the New Black, gran figata, io me la sono, cioè... Mi sono visto quando è uscita l'ultima stagione, me la sono vista cos'era quest'estate. Io sto guardando BoJack Horseman, gran figata anche quello, molto bello. Agro, hai visto la nuova serie The Grand Tour? No, sto aspettando che pubblichino tutte le puntate, così mi faccio la prova gratuita di Amazon Prime Video e me le guardo tutte. Perché ho paura che altrimenti si devo aspettare, poi magari non riesco a guardarmele tutte con la prova gratuita. Pensi che FS17 su PS4 sia una buona scelta? Se non hai un PC molto performante, sì. Altrimenti... Ma a parte che adesso il PC e PlayStation non c'è più tanta differenza, se non per le mod. Però boh. Cioè, se hai un buon PC, ovvio che ti consiglio di giocarlo su PC. Se hai, che ne so, un portatilino un po' scarso, queste cose qua, o cose del genere, un PC un po' scarso, e hai già la PlayStation. PlayStation. Mi mancano i bei tempi di Italian Farm. Tanto tempo fa. The Americans, Narcos, House of Cards. The Americans non ho ancora mai visto, gli altri due sì. Io sto guardando Dragon Ball Super, lol. Io Dragon Ball non l'ho mai seguito tanto, cioè mi capitava magari una puntata al mese, queste cose qua. Cosa fa una lumaca sopra una tartaruga? Due lenti a contatto. Questa è l'hai copiata da una puntata di Pro Farming in cui l'ha detta Giuliano. E te ne dico io un'altra, viva Agro. Cosa fa uno sputo sopra una scala? Saliva. Proprio livello bassezza, lì sotto. Il mio livello di comicità è qua sotto, dove c'è anche l'altra tizia. Agro, potresti riassumere la prima mezz'ora di live? La prima mezz'ora di live è stata: ehi, che bello, trebbiamo. Così, ecco. Questa è stata la prima mezz'ora e forse i primi 40-45 minuti. Allora, ricorda di non coltivare mai piselli vicino alle patate, perché diventano duri. Diventano maturi prima. Allora, carichiamo. Cos'è che dobbiamo ancora caricare? Sunflower. Ci abbiamo anche la colza. Vabbè, ma ne facciamo uno alla volta. Hai visto la tua parodia dove litighiamo con i pallet? Sì, penso di avervelo messo io negli episodi, no? Cioè, io l'avevo già vista ancora prima che venisse pubblicata, perché me l'ha girata Plus.
E poi aspettate, dove devo andare già? Ah, di là. L'avevo già vista prima. E poi a parte quello, poi ve l'ho consigliata anche io in un episodio di Pro Farming. Come detto, che si chiama la serie che hai visto ieri sera? Vabbè, ho visto Shooter, che è bellissima, però appunto sta uscendo solo un episodio alla volta. L'altra che ho visto stanotte è Traveler, che è molto figa, riassumendo in pratica tipo tizi del gli umani del futuro, non li vedi, non ne sai nulla di questi umani del futuro, però umani nel futuro stanno rischiando l'estinzione. Hanno delle tecnologie avanzate che permettono di prendere, di mandare dei loro umani del futuro, di tornare indietro nel tempo e prendere il posto di persone che sono appena morte. Cioè tipo, che ne so, qualcuno muore per un incidente stradale o queste cose qua, poco prima di morire entra nel suo corpo questi umani del futuro, entrano nel loro corpo e fanno risuscitare il corpo, e questi umani del futuro sanno, che ne so, tipo sta per scoppiare una bomba nucleare, allora cercano di impedirlo e così via. È molto molto figa, è tipo un'azione però molto molto figa. Se non l'avete ancora vista, poi vi consiglio tanto Black Mirror, che è figa sia per il discorso delle tecnologie, ma anche molto dal punto di vista etico, perché per chi non lo sapesse sono tutte puntate diverse, come se fossero film diversi. Il filo conduttore è il fatto che riflettono su o su cose critiche alla nostra società, tipo, che ne so, il fatto dei like, quanto importano i like, l'attività sui social media, oppure cose, che ne so, sogni di tutti, che ne so, a me piacerebbe avere un hard disk che mi registrasse tutte le sensazioni che provo, e c'è un episodio tipo lì, ti dimostra come mai non sarebbe bello averlo, e tutte queste cose qua. Io adesso non guardo nulla in TV, aspetto il 9 febbraio per 50 sfumature di nero. Io adesso ho appena letto oggi che su Netflix arriva 50 sfumature di grigio a gennaio su Netflix, quindi me lo guardo. C'è qualcuno di voi che è abbonato a Netflix? Non sono l'unico cane qua da solo. Agro, ti immagini tuo nonno che si chiama Sissi? Un po' indeciso, eh? Ah, adesso l'ho capito, ok. No, perché in gergo, in slang americano, sissi vuol dire un'altra cosa, è un po' brutto, Felix. Agro, io in TV guardo Pro Farming, la stagione 7. Bella, parla di una fattoria, lol. Ciao Mattia. Ah, ok, non sono l'unico che utilizza Netflix, allora, bene, bene, bene. Però Shooter l'ho visto anch'io. Ah, bene, bene, bene. Serie, il film mi fa abbastanza bene. Serie di cosa, aspetta? Shooter? Sì, una serie. Ma no, anche il film a me non era dispiaciuto. Cioè, la storia è carina. Ci sono un po' di fallanze che nella serie vengono sistemate. Cioè, tipo, nel film il tizio nero sembra il cattivo della situazione. In realtà nella serie si fa capire che c'è anche un cuore lui e si pente di ciò che ha fatto. Fine. Agro, mi fai i compiti. Se paghi bene... Guardalo, Agro, dopo mi devi far sapere com'è. Cosa, aspetta? No, no, Agro, 50 sfumature. No, 50 sfumature è il film su Netflix che arriverà. Agro è la patente, sto facendo le guide adesso. Allora, adesso chiudiamo un attimo con una piccola cosa che dovevamo fare. L'ho detto nell'episodio... nel 24, mi pare, nell'episodio 24, quindi andiamo su. Io l'ho presa a 8 anni. What the fuck? Non faccio domande, non faccio domande. Ok. Allora Agro fa pena. Sì, davvero? È brutto? Io ero tentato di leggermi i libri, ma non so se ho il tempo. C'è un sito su internet che si chiama YouTube, dove ci sono tanti bei video. Hai ragione, Felix. Io infatti sono uno YouTuber. Agro, ma se faccio i compiti sono incinta? No, dipende. Se tu sei un maschio, no, metti incinta i compiti magari. Ah, sono incinta, immagino che tu intenda i compiti, ok. Ma è vera la storia della patente a 16 anni per i trattori di una certa misura? Sì, c'è... adesso non mi ricordo, l'avevo studiato per l'esame di teoria, ma adesso già non me lo ricordo più. C'è un limite per le macchine agricole. Ci vado sulla teoria di grigio, intendevo, Agro, avevi detto che lo guardavi. E io ti ho detto, dopo fammi sapere come... Ah, ok, lol. Occhiolino convincente, esatto. Ah, cosa ci fa un pioppo nel deserto? Niente, che cazzo, non ci sono pioppi nel deserto. Grazie Edo. Edo è un po'... Edo me lo vedo bene come admin della fabbrica. Non so perché. Dovrei assumerti per la mia pagina Facebook e fare post del genere, post cinici su Farming Simulator. Se hai voglia di collaborare, dimmelo, Edo. Ok, perfetto.
Allora, siamo venuti qua non perché ho sbagliato strada, ma perché dobbiamo fare una cosa molto importante. Molto, molto importante. Cioè rendere ancora più bulla questa zavorra qua. Perché il grigio, carino, ma stona. Stona, stona, stona. Cioè sembra tipo, c'è il Valtra bianco e nero, allora il zavorro è grigio perché la metà... No, 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 no. O è bianco o è nero. E proprio per questo adesso andiamo a comprarci la zavorra fatta bene, fatta bene. Allora, zavorra... Ah, dai, facciamo che prenderà da 1100. Così facciamo... Vi faccio contenti. No, non l'ho presa. Ok, dai, che così poi chiudiamo la diretta perché... Per me è davvero tanto che sono in live. Beh, viola, no, viola anche no, magari. Vediamo com'è quella da 1000... Mizzeg, se è grossa. Ah, ma quindi a 16 anni si può prendere anche la patente per il trattore? È molto limitante, cioè tipo puoi guidare in pratica, tipo, che ne so, tipo Pasquali e queste cose qua. Trattorini piccoli. Oltre al fatto che secondo me... Non lo so, perché in teoria qui c'è sempre il discorso della patente dedicata all'agricoltura. Adesso andiamo solo più a dare una lavata al nostro amico Fritz. Ma non è neanche così grosso, me ne immaginavo più grosso. Andiamo a dare una lavata all'amico Fritz, così vediamo com'è, e poi nada. Vogliamo il Fender 900 vario. E arriverà, arriverà, Careflex. No, Creflex, Creflex. Esiste una mappa da spalare alla neve. Sì, ma immagino sia sempre la solita erba messa ovunque colorata di bianco. Agro, sei un grande, grazie Filippo. Un agromoderni stanco, sì, Io ho la patente A1 e posso guidare piccoli trattori. Ah, grazie, fan. Agro, ma io piango senza agro, poi come faccio a fare la pulizia contatti? 3-2-3-3, perché 3-2-3-3? Sta bene il Valtra con un solo lampeggiante. Sì, insomma, no, dai, è tamarro. Cioè, io ci avrei anche messo magari, tipo, l'omino della Michelin seduto lì sopra. Boh, guardate. Spoiler così a caso. I grandi portachiavi. No, agro, un figo. No, grande. Cosa? Vabbè, io guido il mio R1 da 55 cavalli. Sti cavalli della legge. Come tutti. Cioè, finché stai nel tuo campo. Valtra cinese. Ieri è stato bellissimo. C'è stato un post che ha creato un casino pazzesco su... Come già che si chiama? Trattori Mania 2015. Qualcosa del genere. Il gruppo AAA Trattori Mania. Comunque... È successo un casino perché uno ha postato la foto di un Fender giallo e ha detto: oh, Fender nella colorazione giusta, quella da cinese, no, così a caso, ma per fare un po' di flame. E sotto tutti: oh, ma no, ma come ti permetti? Allora poi tipo bomba atomica, fendisti contro tutti gli altri. E poi gente che aveva capito che era colorato di giallo solo perché l'azienda che l'aveva comprato l'aveva colorato di giallo, perché è il colore dell'azienda che fa tipo lavori speciali, movimento terra, pulizia di strada, lavori comunali e quant'altro. E ci sta, se fai tipo anche costruzioni, un fend giallo ci sta. Brutto da vedere, però. Mirozet, perché non partecipa alla United Farmer? Perché ha detto che non ha tempo. Gliel'avevamo già detto più volte, ma... Cioè, più volte... Ne abbiamo già parlato più volte. Solo che appunto non ha tempo. Ho detto che per adesso non ha tempo. Poi magari più avanti ci si darà da fare. Poi vediamo. Anche perché se la serie inizia ad aver successo, magari c'è tipo sarà direttamente Nicche a chiedere di entrare, queste cose qua. E a quel punto non possiamo dirle di no, tra l'altro. Allora, agro, io guido il mio gabinetto. In autostrada raggiungo 211 km/h. LOL. Potenza biogas. Se un giorno avrai tempo, leggere i libri di cima da sfumatura. Sì, se un giorno avrò tempo, bella frase. Ma il Fastrack lo prenderai? Fastrack? Sì, penso di sì. Ho toccato i compiti, posso dire che sono fatti. Bene, grazie per queste grandi battute. Dai, guardate che figata. Altro che zavorra grigia, che poi è ancora un po' grigetta, eh. È ancora un po' grigia, però che figata, dai. Molto molto figa. LOL, ciao Samuele Farmer che è andato in time out. Ok ragazzi, allora direi che la live la finiamo qua, anche perché 2 ore e 5, 2 ore e 10 di live sono tante, Qua io in realtà in live sono da 2 ore e 20. Agro, cosa mangi stasera? Non lo so, adesso poi lo andrò a scoprire. Spero che vi sia piaciuta. Scusatemi per il casino degli episodi e ci rifaremo, ragazzi. Ho finito giusto in tempo. Ci rifaremo, mi raccomando. Magari non lo so se riuscirò a pubblicare 2 episodi in un giorno. O magari le
che ne so, tipo il giorno di Capodanno faccio sia lo speciale che l'episodio di Pro Farming. Non lo so adesso come mi organizzerò. Anche perché ho un'altra live da ricaricare, che è quella di Minecraft. Quindi tante cose. Comunque la rivedrete prima o poi su YouTube. Ok. E niente, quindi vi ringrazio tantissimo per essere rimasti qui con me. Non ho visto che picchi abbiamo, perché purtroppo non sono riuscito a guardare quanti eravamo, che picchi abbiamo toccato. Adesso che ho detto che me ne vado, siamo in 80, ma penso che 150 li abbiamo toccati, penso come al solito. Niente, vi ringrazio tantissimo, siete fantastici. E noi ci vediamo allora domani alle 15, finalmente con un episodio giusto di Pro Farming. Ciao ragazzi.